Buonasera e benvenuti al settimo appuntamento del campionato di Formula 1 Pro eSport Championship 2021-2022 targato Racing on the Web. Siamo sul circuito famosissimo di Monte Carlo per è iniziata in questo momento la qualifica della divisione 2. Do il benvenuto in cabina di commento con me a Tommaso Tortella. Buonasera a tutti. Che stasera mi affiancherà visto la non mandata in onda della diretta della divisione 1, e do il benvenuto anche alla direzione gara con Ivan Gridello. Buonasera a tutti. E alla nostra regia con Giuseppe Reali. Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati. Quindi siamo nel corso della qualifica, come dicevamo mancano 7 minuti e 20, andiamo subito a vedere. Andrei subito su Paolo Bettini, che sarà il primo a concludere il giro. È ora l'ultima curva, andiamo a vedere il suo tempo. Va a stampare 1:14.986, che attualmente è il miglior tempo, sicuramente un tempo che sarà battuto dagli altri perché è un tempo abbastanza lento. Prevedo una pole intorno, Tommaso, al 1:12 alto più o meno, quello che abbiamo visto nelle prove libere, quindi ora andremo a vedere gli altri. Dipende da quanto si sono nascosti, Stefano, perché probabilmente andranno anche forse anche sotto, ma penso che dipenda anche dalle condizioni della pista. Probabilmente adesso non ci sarà ancora la gommatura, diciamo così, ottimale. Forse nel finire delle qualifiche riusciranno i piloti a piazzare la zampata. Chi vedi come favorito per questa qualifica? Direi di andare subito a seguire Alessio Spinelli, che ha fatto segnare il miglior tempo nel primo settore. Lui è uno dei favoriti insieme a De Julis e Vella, che sono anche tre dei cinque nella alta classifica insieme a Lorenzo Tortella e a Giacomo Lapadula. Andiamo a vedere proprio la conclusione del suo giro, va a concludere in 1:13.385, si piazza per ora al comando. E andrei subito su De Julis, che lo sta per concludere anche lui, infatti, il suo tentativo, anche se i suoi intermedi non sono ottimali, però dovrebbe riuscire a piazzarsi in seconda posizione. Ricordiamo, Tommaso, che ci sono 6 giri validi, quindi 2 tentativi per ogni pilota in 10 minuti di qualifica, quindi in un circuito come questo il non sbagliare sarà fondamentale. Eh sì, poi è inutile, diciamo, spiegare o raccontare la difficoltà di questo circuito, soprattutto in qualifica, dove devi cercare la prestazione massima senza assolutamente poter sbagliare, perché le barriere sono lì ad ogni curva. Attenzione a Daniele Vella, che al primo settore era sopra di soli 34 millesimi e fa segnare un fucsia nel secondo settore sotto di 131, quindi proprio il pilota dei Musto potrebbe andare a togliere la prima posizione a Spinelli. Va un po' largo qui alla Rascassa, forse perde qualcosina. Andiamo a vedere il suo tempo sul traguardo, 1:13.557, infatti perde quasi 3 decimi nell'ultimo settore, ma comunque si piazza in seconda posizione. E sono tra l'altro gli unici due piloti per il momento ad essere scesi sotto l'1:14, direi anche abbondantemente Alessio Spinelli. Eh sì. Invece abbiamo Lorenzo Tortella, Trani, Mechetti, Silvestini e Grigolone ancora senza un tempo. Andiamo proprio su Tortella, fra l'altro, esatto, che ha 3 decimi di ritardo nel primo settore. Vediamo come riuscirà a fare la seconda parte. Qui si va sotto il tunnel, punto dove si arriva oltre i 300 km orari per poi arrivare alla frenata della chicane di curva 10-11. Un po' largo nell'ingresso, forse per non rischiare niente sulle gomme. Veramente qui prendere il muretto, Tommaso, vuol dire finire la qualifica. Sì, l'ho visto un po' anche nella prima parte del circuito un po' indeciso Lorenzo, non mi sembra così anche qui si è preso un rischio anche qui, sì. Andiamo a vedere come riesce a concludere il suo giro. Intanto Grigolon conclude con un tempo altissimo di 2 secondi e 2 più alto. Tortella, settima posizione, 1:15.105.
Per lui vado a dare anche un occhio alle gomme per vedere se qualcuno ha azzardato le medie, ma dal live vedo che sono tutti su soft, quindi chiaramente magari Tommaso in un circuito così è ancora più difficile riuscire a fare una qualifica con le medie, visto che mandano in temperatura molto più lentamente. Beh, sicuramente. Ecco, qui adesso mi sembra che Lorenzo sta continuando a spingere e mi sembra anche un po' più efficace, perlomeno a guardare le traiettorie, sembra essere più efficace rispetto al giro precedente. Andiamo su Poli che ha 87 millesimi soli di ritardo al primo settore, qui scoda un po' la vettura in uscita della chicane, si va alla curva del tabaccaio, guardiamo come si presenta al secondo settore, perde tantissimo, perde 682 millesimi nel secondo settore, potrebbe comunque concludere in terza posizione, ma sbaglia e va a sbattere, quindi rientrerà ai box, peccato per Daniele che era in un giro buono. Vediamo che Spinelli e Vella sono al pit. E De Julis che penso al primo settore arriverà, no, 2 secondi e 6 di ritardo, quindi molto probabilmente ha sbagliato qualcosa. Anche lui Frattempo non. Tortena si è migliorato, eh? Di nuovo quinta posizione, continua a spingere, credo abbia messo. Forse è una tattica anche giusta quella di mettere più benzina, anche se ora nel primo settore ha 7 decimi di ritardo, quindi forse Ha ora fatto qualcosa rientrerà. di 7, sì, mi sembra che alzato il piede. Intanto Sì, vai ti su. segnalo che Spinelli e Vella sono usciti dai box, quindi tra poco arriveremo al loro tentativo. Vai, vai. Dicevo, no, notavo Lorenzo che aveva nel giro precedente 2 decimi di ritardo sul suo nel primo settore, poi ha guadagnato 2 decimi nel secondo rispetto al suo giro precedente, poi ha migliorato tantissimo proprio nel terzo settore, quindi probabilmente sa di averne ancora, adesso per esempio si migliora sul secondo, però ha un primo settore abbastanza così, ma decide di rientrare, quindi di abortire il tentativo Eh a sì, questo perché punto. avendone fatti due, tra l'altro questo era il suo ultimo tentativo, avendoli fatti di fila. Eh sì, quindi adesso la battaglia praticamente sarà tra i primi due, se non erro, e anche forse la Padula ha la sua chance, perché anche lui è nel Sì, giro no, di là. me lo dà nel giro buono, ma a tempi altissimi, quindi molto probabilmente Altissimi, sì. rientrerà ai Ha box. un'altra chance? Ah no, perché ha già fatto i suoi primi, quindi Sì. no, niente, niente da fare. Allora se la giocano tutta i primi due, Spinelli e Vella, che si lanciano proprio in questo momento. Si lancia in questo momento Vella, seguito da Spinelli, quindi andiamo a seguire Daniele Vella nel primo settore, va su in salita dopo la Santa Devote, qui punto importantissimo, la curva 3, riuscire a stare stretti qui al cordolo, riesce a farla molto bene Daniele Molto Vella. bene. Andiamo a seguirla al primo settore, sembra un ottimo settore, 16 millesimi soli il suo ritardo infatti da Alessio Spinelli, che però nel primo settore fa 64 millesimi meglio, quindi se la lottano veramente Al alla limite. pari. Seguiamo l'ora Probabilmente. nel tunnel. Vella, direi rimanere su Vella e poi ci sposteremo subito su Spinelli. Va ora verso la chicana di curva 10-11, vediamo se riuscirà a chiuderla bene. Qui molto bene, Benissimo. stretto, molto bravo Daniele Vella. Ora si va al tabaccaio per poi arrivare alle piscine, vediamo come affronta la doppia chicane delle piscine, molto aggressivo, 1,5 decimo di vantaggio per Daniele Vella, mentre Alessio Spinelli paga nel secondo settore 5 millesimi sul suo tempo. Largo. Forse non ha perso molto bello lì. Perché prima aveva sbagliato tanto, quindi ne ha di margine nel terzo settore, vediamo 1,13,234 pole position di. Provvisoria, un decimo, sì. Decimo e Sì, mezzo, allora andiamo su Spinelli. ha già finito Spinelli, ha fatto 13,5 nell'ultimo passaggio, quindi Vella conquista la pole position proprio sul finale. Bellissimo giro Bravissimo. di Daniele Vella, Tommaso. Sì, ha fatto quello che si deve fare per conquistare la pole. Ultimo tentativo, giocarsi tutto lì e fare il giro perfetto, ed è quello che lui è riuscito a fare, una leggera sbavatura forse, ma aveva comunque fatto un secondo settore, se non erro, ad Sì, il altissimo migliore di livello, il tutti, sì. migliore di tutti, quindi è lì che si è guadagnato la pole position, Stefano, che a Monte Carlo se non vale una vittoria siamo
siamo lì vicini, diciamo, perché sì, è una pista dove praticamente è impossibile sorpassare, quindi una grandissima pole per lui, ma adesso però aspettano i piloti ben 77, se non erro, 78 giri, sì, 78 sì, giri, quindi insomma 78 giri qui sono veramente, veramente tanti. Un'eternità. Sì, tra l'altro i due che Vella, ricordiamo che viene da due vittorie consecutive, anzi tre vittorie consecutive, quindi è in piena rimonta in campionato, dista una ventina di punti da Spinelli, quindi per lui era importantissimo riuscire a stargli davanti. Seconda fila abbiamo De Iulis e La Padula, terza fila per Tortella e Bettini, che comunque ha fatto un ottimo, ma Poli, ottavo Giovannelli, quinta fila per Dell'Era e Mechetti, poi Giuttari e Grigolon, chiudono Silvestrini e Trani. Dicevo, riguardo Tommaso proprio alla classifica, proprio per farti entrare anche nel, diciamo, nel mondo della divisione 2, andrei a dare un'occhiata proprio alla classifica dei piloti della divisione 2, e vedi Alessio Spinelli con 312 punti, leader del campionato. De Iulis e Vella sono appaiati al secondo posto con 285, quindi solamente 27 le lunghezze che li separano da Spinelli. Poi abbiamo Lorenzo Tortella con 257 punti, con 55 punti di ritardo da Alessio Spinelli. Giacomo La Padula con 240 e Daniele Poli che chiude, diciamo, la top 6 con 222 punti. Sei piloti racchiusi 90 punti, considerando che la vittoria vale 75 punti, è tutto completamente aperto. Sì, infatti una classifica veramente, veramente aperta, e oggi sicuramente può essere una gara importante, perché storicamente qui è facile, diciamo così, fare incidenti, quindi i piloti dovranno veramente essere cauti nel portare l'auto al traguardo, ma allo stesso tempo chi è dietro deve naturalmente cercare di spingere e recuperare. Sì, sicuramente, insomma, a Monte Carlo si sa, lo sanno i piloti per primi, che sicuramente non sarà una gara facile. Vedremo in partenza soprattutto come si comporteranno, se saranno subito aggressivi oppure insomma cercheranno di andare tranquilli e cercare magari qualcosa a livello strategia per rimontare. Diciamo che un vecchio detto dice che alla prima curva non si vincono le gare, ma a Monte Carlo forse è un po' diverso. È un po' diverso, sì, esatto. E chiudere il discorso della qualifica, volevo solo far notare che alla fine gli unici due ad essere scesi sul turno 14 sono solo Vella e Spinelli, gli altri ben lontani, quindi una prestazione veramente assoluta per i due. Sì, veramente bella prestazione, un po' sottotono degli Ulis, che nelle prove libere era riuscito a fare un 13,4 prima, poco prima della qualifica, non è riuscito a ripetersi, altrimenti sarebbe stato molto probabilmente vicinissimo ai due contendenti. Qualche piccolo cenno storico del circuito: Monte Carlo, che è stato inaugurato nel 1929, quindi un circuito che da sempre fa parte del circus della Formula 1. Sono 19 le curve, 3337 metri del tracciato. Circuito, Tommaso, che è rimasto praticamente pressoché invariato nel corso di questi quasi 100 anni, tranne che per la chicane dopo il tunnel, dove prima si era una chicane molto veloce da fare in quinta marcia. Sì, dove rischiava la vita praticamente ogni passaggio, perché sì, era un punto velocissimo, ricordiamo incidenti abbastanza brutti. Però sì, circuito storico, diciamo che oggi si dice il circuito più chic della Formula 1, ha un fascino, diciamo così, più storico che tecnico, se vogliamo dire, anche se comunque esalta le caratteristiche dei piloti, perché qui bisogna essere veramente bravi per prima di tutto conquistare la pole e poi per portare la vittoria e vincere al traguardo. Quindi sicuramente
visto comunque uno dei circuiti più importanti per i piloti, diciamo che vincere a Monte Carlo può essere considerato comunque sufficiente anche per tutto il resto della stagione. Molti la vedono così, quindi si fa parte, diciamo, dei 4-5 circuiti storici della Formula 1 dove la vittoria, diciamo, che eticamente vale tantissimo. Magari poi per i team, cioè per chi, scusa, no, per i team, ma per i commentatori come noi, magari è un circuito che può essere anche a volte noioso, anche nella realtà, no? Sì. Però per i piloti penso che guidare fra questi muretti 78 giri con tutte le difficoltà del caso, credo una sfida che sia veramente importante. Tanto mi dicono dalla direzione che se si può alzare un po' il volume di Tommaso, perché lo sentono basso dalla live, quindi una comunicazione per la nostra regia. Quindi la regia, ok. No, per chiudere con una battuta, per i piloti è un circuito che vale tanto, come hai detto tu, per i commentatori è un po' più difficile, per i team si può dire che è un circuito costoso, perché ogni volta che vengono qui la tira qualcuno, diciamo, la tirano spesso a muro, e quindi i team devono, insomma, spendere qualcosina in più forse rispetto agli altri circuiti per riparare e ricostruire le vetture. Quello sì, intanto è finito il warm up, quindi stiamo per andare in griglia di partenza. In questo warm up, tra l'altro, Vella ha fatto segnare 1:13.9, che è il tempo migliore da gara, quindi ha fatto un gran tempo. Forse Spinelli non ha girato, perché ha girato in 41, quindi non sappiamo il suo reale passo. Tra l'altro non sappiamo neanche quale carico di benzina andranno a mettere i piloti qui. Parlando un po' con Pierfrancesco Santacroce della divisione 1, si parlava sulle due soste, mi diceva anche che le medie sono molto difficili da tenere come gomme, quindi vedremo quale sarà la strategia, perché l'obbligo c'è, ricordiamo, l'obbligo di cambiare le gomme. Giusto, hai fatto un'ottima considerazione, perché stavo per dire infatti che le medie probabilmente è difficile anche portarle a temperatura, ma dato che il regolamento prevede che bisogna metterle, i piloti dovranno comunque farci i conti con questa gomma, sì, e vedere un po' come gestire, magari fare una parte di gara molto breve con quella gomma per poi tornare sulle soft. Vedremo, sarà molto interessante seguire questo tipo di situazione. Sì, potrebbe proprio essere come anche a Spa, abbiamo visto in divisione 2, dove Vella e De Iulis le gomme medie le hanno tenute veramente per pochissimi giri, se non ricordo male 10-11 giri, per poi fare tutto il resto della gara su soft, quindi potrebbe essere proprio un'ipotesi giusta quella di tenere le gomme per pochissimo tempo. Sì, sarà sicuramente determinante, direi assolutamente determinante per i piloti che si giocano la vittoria, indovinare il tempo del pit stop, perché qui ritrovarsi dietro qualche pilota che non devi doppiare, ma che però deve ancora fermarsi, potrebbe voler dire perdere tantissimo tempo rispetto al tuo diretto avversario che potrebbe aver deciso di fermarsi più tardi, quindi credo che sarà quella una delle fasi decisive della gara, perché come già detto, insomma, superare in pista è alquanto improbabile, a meno che di errori, quindi sarà veramente interessante la situazione dei pit stop. Sì, intanto dobbiamo solo aspettare pochissimi istanti per far partire il giro di formazione. I piloti vedo che aspettano prima di scendere. Sì, proprio l'ultimo momento, molto ovviamente anche per le temperature del motore. La Padula si è già schierato. Non ho visto qual è la temperatura, la vado subito a vederla. In questo momento la temperatura dell'ambiente è di 10 gradi, quella del tracciato di 29, quindi anche abbastanza freddina la temperatura ambiente, quindi vediamo che i primi tre aspettano l'ultimo secondo. Ecco, De Iulis si è schierato proprio ora. Ma Vella e Spinelli aspetteranno sicuramente l'ultimo secondo. Sì, manca veramente poco, quindi vediamo. Scusami il lapsus, i piloti devono partire con le gomme che sono qualificate, sì, giusto? Sì, sì. Ok.
e si sono qualificati Quindi tutti con le soft, con le quindi soft, quindi. partiranno con le soft. Direi quindi di andare a fare questo giro di formazione on board con Daniele Vella, proprio per vedere di Monte Carlo con curva 1 che abbiamo sorpassato in questo momento, che è la Santa Devot, per poi arrivare sul Bon Rivage curva 2, che sono queste serie di semicurve destra sinistra. Si arriva poi al Massenet, che questa curva lunga a sinistra dove è importantissimo tenere il cordolo, per poi arrivare, Tommaso, nella parte più lenta del circuito, dove veramente si corre quasi a passo d'uomo con questa tornante che si va a costringe i piloti Carlo, a tornante costringe i piloti quasi a fare, anzi a fare 180 gradi con il volante, quindi il famoso incrocio delle braccia. Per poi dopo arrivare sul tunnel che porta direttamente alla chicane, forse unico vero punto di sorpasso del circuito, Tommaso. Sì, anche se si arriva subito, diciamo, alla staccata, se non c'è un'indecisione in uscita di curva del pilota che ti precede, diventa comunque rischioso, perché qui non c'è spazio alla staccata. Eh sì, l'abbiamo visto anche nella realtà qualche anno fa con mi ricordo Verstappen Hamilton, con Verstappen che prese Hamilton proprio a questa chicane, mi sembra fosse nel 2019, ora vado un po' a memoria, però sembra l'anno fosse quello. Si arriva poi alla doppia chicane delle piscine che porta ad un'altra curva veramente impegnativa, che è la Lascasse. Qui impegnativa perché con il bilanciamento della frenata, frenando proprio una semicurva a sinistra, si rischia che la macchina possa partire proprio con il posteriore. Eh sì, e poi c'è l'uscita sul traguardo. Qui stesso discorso un po' del tunnel. Se il pilota che ti precede sbaglia un po' l'uscita, si può provare qui in fondo al rettilineo, ma comunque sono molto rettilinei rischioso. Brevissimi, e veramente bisogna prendersi dei rischi importanti per poter provare un sorpasso qui. Allora ci siamo, si schierano i piloti, stiamo aspettando che si schierino anche gli ultimi piloti con Silvestrini e Trani che chiudono la A, poi attendiamo i semafori per il via di questo settimo appuntamento del campionato di Formula 1. Dovrebbero accendersi a breve i semafori. Ti fanno aspettare? Eh sì. Alzano anche le temperature dei motori in questo momento e si raffreddano quelle delle gomme. Qualcosa non va perché non partono, o c'è qualche pilota fuori dalla propria postazione. Sto facendo proprio un giro sui piloti, mi sembra che sono tutti schierati e fermi in attesa dei semafori, ma non ci deve essere qualche problema a livello. Ecco i semafori. 3, 4, 5 allo spengimento il via del Gran Premio di Monte Carlo, che parte in questo momento. Buono spunto di Vella che riesce a chiudere davanti a Spinelli. Vediamo se Spinelli prova all'esterno. Sì, vanno quasi al contatto e Spinelli. Incredibile, si sono agganciati. Spinelli si ritrova in fondo allo schieramento. Attenzione dietro quello che è successo. Vediamo se riescono a filar via lisci con Spinelli che si ritrova in settima posizione. Tommaso, lì Spinelli forse all'esterno ha voluto forse un po' troppo. Sì, diciamo che si è preso i suoi rischi. Devo dire che è già fortunato se la sua vettura è intatta, perché veramente si sono completamente agganciati. E ne ha approfittato De Julis che è passato al comando. Appunto, De Julis qui ha una grandissima chance, era pronto lì come un falco. È un peccato perché sono partiti benissimo entrambi. Però come dicevo prima, Stefano, lì non c'è spazio per due. Abbiamo visto quello che è successo. E lì Vella, giustamente avendo l'interno, ha chiuso la traiettoria, poi si è allargato pensando forse Spinelli avrebbe alzato il piede, in realtà non lo ha fatto e si sono un po' agganciati. Speriamo che per Alessio Spinelli la vettura non sia danneggiata. Guardando la classifica, buono spunto anche di Lapadula terzo, Tortella quarto, anche Poli in quinta posizione. Sì, diciamo che Poli credo abbia guadagnato qualche posizione, e invece Lapadula e Tortella hanno guadagnato una posizione che è quella che ha perso praticamente. Che è quella Spinelli. Di Spinelli, sì. Poli partiva settimo, quindi ne ha guadagnate due, ha guadagnato quella su Bettini in partenza e quella su Spinelli. Mentre dietro poi il gruppo è rimasto compatto con Giuttari, Silvestrini, Chicolò, Mechetti, Trani e Dell'Era, che
mi viene segnalata i pit, sì, ha perso l'ala anteriore dell'era in quei contatti e sta ora riparando la vettura, quindi primo pit stop per davanti De Julis, può andarsene, ma Bella e la Padula sono lì. Ora si creerà molto probabilmente, visto anche Tommaso che forse Vella e Spinelli erano gli unici due che come passo gara potevano andarsi, essendo davanti degli Ulis forse potrebbe veramente compattare un po' tutti. Sì, a questo punto però degli Ulis può fare il bello e il cattivo tempo, nel senso può decidere di gestire la gara in un certo modo, lungo, sezione. Sì, piccolo errore lì, piccola indecisione. E se lui riesce a mantenere la calma, perché c'è da dire che avrà sicuramente per tutto il tempo la pressione di Vella dietro di lui, se lui riuscirà a gestire bene questa situazione può insomma decidere veramente cosa fare e cosa non fare, perché adesso ha una grossa opportunità, lui che ricordiamo è terzo nella classifica generale, il secondo a pari merito con Vella, sì. Esatto, quindi insomma è una sicuramente una grossa opportunità che i due che lo precedevano gli hanno concesso. Vella inizia già comunque a mettere pressione, a farsi vedere, e vedremo cosa ne verrà fuori. In questo momento tra l'altro i due scavalcherebbero entrambi Spinelli, che in questo momento è settimo nella classifica, quindi vedremo anche la possibile rimonta di Spinelli, che chiaramente ora è imbottigliato dietro a Bettini e non potrà esprimere il suo ritmo. De Julis tra l'altro che nelle prove sembrava girare anche con un carico di benzina superiore rispetto a Bella e Spinelli, che potrebbe essere un'altra chiave di lettura, perché se ha molta più benzina la gara di Vella potrebbe anche essere un po' compromessa, visto l'impossibilità di sorpassare. Probabilmente sì. Comunque adesso ho visto la vettura girarsi, se è andata di traverso, forse Tortella ha perso un attimo. Sì, però è riuscita a rimanere davanti a Poli, vediamo Poli prende la scia, non credo, proverà qui in fondo, no. Gli si accoda, l'ha persa però... sì, dopo la Rascas, ho visto anch'io. Sembrava che si era girato, invece si è salvato, diciamo così, in calcio d'angolo. Ha perso un po' quasi 3 secondi nei confronti della Padula, sì. Però è riuscito insomma a riprendere la vettura. Nel frattempo volevo segnalare che comunque Spinelli sembra girare normale, quindi sembra che la vettura non abbia avuto danni e quindi può proseguire comunque la sua gara e cercare un'eventuale rimonta. Sì, perché poi sono tutti lì, i primi tre hanno preso un po' di distacco proprio per l'errore di Lorenzo nel giro precedente, ma poi sono tutti lì dal quarto al decimo, praticamente al dodicesimo, sono tutti racchiusi in 5 secondi, quindi tutto può veramente succedere. Tommaso, anche se poi sappiamo sorpassi sono difficili, ma forse Spinelli, proprio lui, potrebbe anche provare da qualche parte a sorpassare Bettini. Sì, qui Stefano, a questo punto se... Attenzione, scusa, Giuttari sorpassa Giovannelli sul rettilineo, Giovannelli è uscito malissimo dall'ultima curva e Giuttari guadagna, quindi l'ottava posizione. Però Giuttari ha urtato le barriere, non so se stavi con lui in diretta. Sì, stavo con lui, ora non so se in diretta eravamo già... arrivati a loro due, però l'ho visto, si sì, ha urtato le barriere alla Santa Rotta, uscito sembra però andare via, quindi la macchina sembra non aver subito danni, tanto davanti 1:15:07 ultimo passaggio per De Julis, 1:16:0 per Vella, ai tempi anche se non li guardiamo tanto ci corrono 6 decimi e 1:04 con la Padula, quindi sono tutti lì. Sì, prima del sorpasso di Giuttari volevo proprio dire questa, attenzione, ho visto, no, è l'effetto della telecamera. volevo dire, tutto dipenderà dal passo di De Julis, perché se lui avrà, diciamo così, un passo non velocissimo e il gruppo rimarrà compatto, a quel punto saranno poi le strategie, comunque pit stop, a determinare l'esito della gara in base alle gomme, in base a dove i piloti capiteranno insomma in pista dopo il pit stop, quindi bisognerà insomma vedere questo. Vedo che Giacomo Lapadula nell'ultimo passaggio ha perso
o meglio, sì, pian pianino sta perdendo qualcosina nei confronti di della Daniele, coppia di Daniele Vella, Vella, esatto, però forse è anche un po' presto per dire che sta perdendo terreno, forse sta anche facendo un po'. Un po' di elastico per respirare anche le gomme. Tra l'altro, l'ultimo passaggio degli Ulis Vella, entrambi 1:15.429, cioè hanno girato con i soliti millesimi. Quindi, scusate, veramente incredibile il fatto proprio che Vella è praticamente lì, non lo lascia scappare. Tanto starei un attimo su Spinelli, che lo vedo bello aggressivo su Bettini. Bettini che sta perdendo un po' contatto da Poli, ora è a quasi 2 secondi di ritardo e potrebbe crearsi proprio un buco fra il coppia del Rot Racing Team e Paolo Bettini, quindi per Spinelli ora è importantissimo provare a magari anche, non so, rischiarla, forse no perché è il leader del campionato, ma Credo che debba mettere pressione per indurre all'errore il diretto avversario, perché diciamo così a colpo d'occhio potrebbe avere un passo di un secondo e mezzo più veloce, ma come sappiamo qui a Monte Carlo vale ben poco questo discorso. Se il suo avversario non commette un errore che gli lascia un po' di spazio, le chance sono veramente, veramente poche per Spinelli. Intanto nell'ultimo passaggio la Padula si è riportata sui tempi di De Iulis, 1:15.8 per la Padula, 1:15.7 per De Iulis. Chi perde un po' costantemente sono la coppia Tortella-Poli, che stanno sul 16.1, quindi perdono 4-5 decimi al giro. Ora il ritardo di Lorenzo è di 4 secondi dalla Padula, 6 secondi dalla testa della classifica, e comunque in 7 giri cominciano a essere già tanti. Nel frattempo dobbiamo segnalare il ritiro di Emanuele Dell'Era, che ho solo ora notato che ha un DNF, quindi deve essere successo qualcosa. Sì, tra l'altro si è ritirato un giro fa, quindi è assolutamente qualcosa. Dopo era stato ai box per riparare al primo giro, probabilmente poi ha sbattuto di nuovo e ha optato per il ritiro. Ricordiamo che con il simulatore di Factor i danni che prevedono la perdita delle ruote piuttosto che l'ala posteriore non vengono riparati dai box, quindi si è costretti praticamente al ritiro, quindi potrebbe essere questa una delle possibilità che hanno costretto al ritiro Emanuele Dell'Era. Intanto c'è Ciro Trani ai box senza l'alettone anteriore, quindi anche lui ha sbatto l'ultimo passaggio by box. Questa sosta gli costerà sicuramente tantissimo tempo davanti. Tommaso non cambia niente, 1:09 tra il primo e il terzo, e poi c'è il gruppetto di Tortella, Poli, Bettini e Spinelli, con Bettini che si è rifatto un po' sotto con 1:15.8 tra l'altro nell'ultimo passaggio, quindi sta girando leggermente più forte del duo Rotter in questo momento. Sì, c'è da segnalare che Spinelli, dopo aver fatto un po' di effetto molla, si era preso un po' di spazio da Bettini e ha piazzato subito il miglior giro di gara con 1:15.3, giusto per dimostrare che comunque ne ha, lo sapevamo già, ma comunque una gara in salita per lui dopo quella partenza con il contatto con Vella. Vella che è praticamente l'ombra di De Iulis ormai da 9 giri. Probabilmente sarà questo il tema della gara per loro due. La sensazione è che se Vella fosse davanti molto probabilmente potrebbe scappar via, la sensazione è quella. Forse, dicevo Tommaso, per Spinelli la possibilità di anticipare magari la sosta, anche se rimanere anche senza aspettare la fine del carburante, per cercare di fare qualcosa di diverso visto che è bloccato lì dietro. Sì, però un attimo, segnalo che in uscita lì prima del tunnel c'è un alettone. Sì, l'alettone probabilmente era quello perso da Trane, che tra l'altro purtroppo dobbiamo segnalare il ritiro perché lo vedo come è ritirato, e l'alettone è stato praticamente colpito dal leader di gara Gennaro De Iulis, che non sembra aver comunque riportato alcun tipo di danno o foratura, sembra proseguire normale, però è stato comunque un rischio. Scusami Stefano, mi chiedevi, mi sono un attimo perso. Ti chiedevo di Spinelli proprio, se magari anche fermandosi prima, non aspettando la fine del carburante, per cercare di fare qualcosa di diverso rispetto a Bettini che è lì davanti e lo sta tenendo dietro.
Probabilmente sì, oppure questo solo lui lo può sapere, dipende dalla benzina che ha, perché paradossalmente potrebbe anche magari fermarsi dopo, perché se si ferma prima Bettini, che teoricamente ha un passo più lento rispetto a lui, lui potrebbe fare un paio di giri. Attenzione, si toccano. Ti ha toccato Spinelli, ha toccato il posteriore di Bettini, non ha perso l'alettone, però calcolato male la frenata, è andato a toccare il posteriore di Bettini proprio al Mirabeau, curva 5. Non era un tentativo di sorpasso, ma proprio una attaccata un po' lunga di Spinelli. Scusa Tommaso. No, hai fatto bene a segnalare, anche perché io non stavo neanche guardando. Comunque possiamo dire che finora la vettura di Spinelli conferma di avere oggi un'ottima, insomma, resistenza agli urti, visto quello che è successo in partenza e quello che è successo ora. Quindi sicuramente una vettura dal punto di vista della resistenza meccanica ben settata per lui. Scherzi a parte, dicevo, dipende dalla benzina che ha, perché forse potrebbe convenire rimanere in pista, aspettare il pit stop di Bettini e provare a fare due o tre giri spinti per poi trovarsi davanti dopo il suo di pit stop. Vedremo, staremo a vedere. Tutto dipenderà dalla benzina che hanno imbarcato. Intanto Tortella sta recuperando terreno sulla Padula. Nell'ultimo passaggio ha girato 15.9, il secondo più veloce in pista dopo Daniele Vella, quindi pian piano sta trovando il ritmo Lorenzo e sta provando a ricucire il 3 secondi e 6 di ritardo che ha da Giacomo La Padula, staccato anche leggermente il compagno di squadra Poli. Sì, anche se probabilmente La Padula deve aver commesso un errore, perché girava sempre sul 15 alto, questo giro 16 e 6 deve aver commesso forse un errore, oppure non credo abbia già problemi di gomme. Dopo 10 giri qui a Monte Carlo lo vedo alquanto improbabile. Fatto sta che comunque sì, Giacomo La Padula non riesce a tenere il ritmo dei primi due, è quasi a 4 secondi di distacco e si vede pian pianino arrivare Lorenzo Tortella dietro di lui. Tra l'altro è già il secondo giro che La Padula, notavo che nel secondo settore perde sistematicamente mezzo secondo sia da De Iulis e Vella che da Tortella e Poli, quindi problemi più nel tratto centrale per il pilota di Naja. Quindi potrebbe essere anche magari un discorso legato al setup, magari va a consumare in maniera un po' anomala i suoi pneumatici. Invece con la diretta Stefano deve andare sui primi due, perché vedo un Vella che non dico che sta rompendo gli indugi, ma comunque sta mettendo una pressione esagerata su De Iulis, è veramente vicinissimo ormai da due giri, e rispetto all'inizio di gara, dei primi 9-10 giri dove si faceva vedere un po', diciamo, con effetto molla, si avvicinava, si allontanava, adesso sono due giri che praticamente incollato al posteriore, non so se perché ha deciso di in qualche modo di, insomma, di provarci o di mettere ulteriore pressione, oppure se De Iulis sta un po' alzando il suo ritmo, ma non, da vedere il cronometro non sembra così. Tanto andiamo un attimo dietro con Giovanelli e Franceschini, che sono ai ferri corti, con Giovanelli che ha quasi rischiato di sbattere alla chicane dopo il tunnel. Poi torneremo subito sui primi due. Due sembrano andare più veloce di Giunta lì davanti, ma non riescono a passarlo. Qui chiaramente sorpassare, come detto te, dipende molto dall'errore altrui. Sono un gruppetto che veramente va da Giunta in ottava posizione fino a Bigolone in undicesimo, sono tutti racchiusi in due secondi. Sembrano essersi ora un pochino affievolite le velleità di sorpasso di Franceschini, che lì all'uscita del tunnel era andato molto vicino, quindi direi di tornare su De Iulis e Vella. Sì, su De Iulis e Vella, e forse attenzione, qui c'è un doppiaggio credo da fare per loro, quindi attenzione, sì, perché potrebbe essere un momento importante. Uno dei momenti decisivi della gara potrebbe essere anche questo, quello dei doppiaggi, un attimo di indecisione e può succedere il cambiamento di classifica, qualcuno ne potrebbe approfittare, vediamo. Se non erro De Iulis, no, De Iulis Vella, sì. Vediamo se riesce Michetti a passarlo qui. Michetti non forse si accorge di averli dietro, qui rallenta, attenzione, tanto attenzione.
Ha rischiato quasi il tamponamento De Julis, non si sono intesi con Mechetti che si è spostato proprio mentre De Julis cercava il sorpasso, riesce a rimanere davanti, vediamo qui se Vella proverà a rimanere attaccato all'uscita del portiere magari per cercare l'attacco in fondo al tunnel. Julis sembra del gestire bene la situazione, vediamo qui l'uscita del portiere. Esce bene di Julis, difficile qui, che anzi no, quasi impossibile che ci provi, sì. Però abbiamo visto, Stefano, una delle situazioni che potrebbe risultare anche decisiva ai fini del risultato, perché è passato veramente poco per far sì che Vella si era praticamente incollato agli scarichi di De Julis, e quindi veramente hanno perso tantissimo praticamente, perché Giacomo Lapadula è praticamente tornato un secondo e mezzo da Vella, quindi sì. Sono situazioni che fanno parte di questo circuito. Con Tortella, tra l'altro, nell'ultimo giro è stato il più veloce in pista, 1:15.6. Attenzione, ha sbattuto Bettini all'uscita della Rascas, ha perso anche la Lettone, quindi dovrà andare ai box. Stavo proprio facendo un zapping, diciamo, fra i piloti, e ho visto Bettini battere all'uscita della Rascas, e ora Spinelli ha pista libera per cercare di andare a prendere Daniele Poli. Quello che dicevamo, no? L'errore altrui poteva favorire Spinelli. Esatto, però pensavo che la classifica stava impazzendo, invece giustamente Bettini ferma il box e viene scavalcato dai piloti che sopraggiungono. Sì, Spinelli sicuramente una posizione guadagnata per lui, adesso proverà sicuramente a spingere, lui che al momento ha il miglior giro di gara. Sì, e come dicevi tu, Lorenzo Tortella sembrava essere uno tra i più veloci in questa fase di gara. C'è la bandiera gialla nel settore 3, scusa, non che Silvestini anche al box, ma se non erro alla macchina, attenzione, gli manca una ruota. Sì, probabilmente gara finita. Sì, gara finita per lui, gran peccato, ma purtroppo Monte Carlo è così, è una pista che non perdona assolutamente. Sì, poi ora siamo nel quindicesimo giro, le gomme cominciano a attenzione, Spinelli ha passato Poli, non so cosa sia successo, ma Spinelli guadagna un'altra posizione, a questo punto è veramente scatenato, è in grande rimonta. Probabilmente c'è stata una situazione di doppiaggio dove c'è stata un'indecisione. Attenzione, proprio nel doppiaggio Poli con Mechetti, andiamo su un attimo su Poli, che è rimasto dietro a Mechetti, non so se ha sbattuto per cercare il doppiaggio su Giovanni Mechetti. La macchina di Poli sembra avere forse qualche piccolo problema, mettiamo poi il prossimo passaggio. Sì, sicuramente c'è stato un problema per Daniele Poli. Sì, forse una fase di doppiaggio è riuscito a approfittare Spinelli, che adesso piano piano si ritrova in quinta posizione ed è a 5 secondi circa da Lorenzo Tortella, quindi ha modo di poter spingere e di recuperare, e diciamo che dopo 16 giri recuperate già due posizioni, non male per lui dopo tutto quello che, insomma, che gli è successo. Adesso dovrà rimanere comunque in campo, non esagerare e sfruttare questa situazione e quest'ottima rimonta che lo ha visto finora protagonista. Sì, intanto là davanti sono tornati a girare sul 15-8, 15-7 di Julis, 15-8 Daniele Vella, 16-4 conferma di girare sempre un po' più lento la Padula, con 15-9 invece per Tortella e 15-6 per Alessio Spinelli, che in questo momento è il più veloce e sicuramente ha la possibilità di andare a riprendere la Padula e Tortella. E sta confermando quello che diciamo, Stefano, primo settore, record della gara per ora. E Spinelli nel giro precedente ha fatto il suo best nel secondo e migliore di tutta la gara nel terzo, quindi chiaramente lui adesso spingerà per avvicinarsi il più possibile alle posizioni di testa, dimostra di avere un gran passo, e vedremo, gara che si fa comunque interessante. Eh sì, perché poi alla fine i primi 5 sono racchiusi in 10 secondi e mezzo, quindi tutto può veramente succedere ancora, siamo ancora nel record secondo settore anche per Spinelli, andrà probabilmente a piazzare
il miglior giro di gara. Vediamo su che tempo, sarà. Miglior giro che era stato fatto ora da De Lewis. Incredibile, 14.657 Stefano. Eh sì. Grandissimo tempo. Tantissimo. Guadagnato, si è dato 7 decimi più veloce di De Lewis e Vella, che avevano fatto i loro migliori tempi. Intanto Giuttari e Giovannella ai box per la prima sosta. Seguiamolo perché erano in lotta, sosta in contemporanea, potrebbe anche riservarci qualche sorpresa. Incredibile, Spinelli è già agli scarichi di Tortella, è incredibile. Ha recuperato quasi 2 secondi in un giro, però poi chiaramente altra storia sarà sorpassare Lorenzo. Attenzione, riparte Giovannelli, Giuttari ancora fermo e Giovannelli va a guadagnare la posizione su Marco Giuttari. Qui esce davanti Giovannelli, quindi cambiano le posizioni dei due proprio ai box con Giuttari, forse aveva qualche riparazione da fare e ha fatto una sosta più lunga, però direi di andare su Tortella Spinelli che sono veramente vicini. E Spinelli ha veramente un altro passo rispetto a tutti, con questo 14.6 dimostra veramente di avere un piede veramente pesante, un gran peccato sicuramente per lui quello che è successo in partenza. Vediamo qui, è veramente vicino a Tortella, difficilissimo pensare un suo passo, però ne ha veramente tanto tanto su quel piede Spinelli, ed è sicuramente anche un po' più motivato rispetto all'inizio di gara, adesso che nel giro di pochi minuti ha recuperato 2 posizioni che sicuramente non si aspettava. Invece Lorenzo mi sembra un po' più in difficoltà, lo vedo un po' più impiccato, allungare un po' le traiettorie sarà un po' più largo e quindi sarà dura per lui comunque tenere dietro la pressione di Spinelli. Per quanto riguarda il passo, sarei curioso di sapere quello di Daniele Vella, che praticamente sta facendo tutta la gara a mezzo secondo da De Lewis, ne ha sicuramente di più, però De Lewis si è guadagnato la prima posizione in partenza e ora non la mollerà sicuramente facilmente. Finora ha guidato anche in maniera molto precisa e tranquilla, sa che la gara è in mano a lui. Nel frattempo miglior tempo per Daniele Vella della sua gara, 15.343. Sì, ha preso un po' di spazio, è riuscito a fare un tempo migliore, veramente costretto a tenere il passo di De Lewis, che sta facendo la sua gara senza errori, e non è facile fare 20 giri con Daniele Vella attaccato al posteriore, no? Beh, direi assolutamente di no, ma comunque parliamo di piloti di alto livello, quindi anche abituati a queste situazioni, a queste battaglie così ravvicinate. Tanto vai tu. Io, dopo questi primi pit stop, chi ha guadagnato un po' di posizioni è Bigolon, che dall'11ª piazza ora si ritrova a 7ª, ancora lui non si è fermato. Ora a pista libera sta girando, tra l'altro, in tempi interessantissimi, perché gira in 1.16.4, 1.16.3, che non distano molto dai tempi di La Padula e Tortella. Chiaro, il ritardo è ampio, sono ben 20 i secondi che lo separano da Tortella, però in una stazione che può ancora succedere di tutto. Sì, penso che la chiave per Spinelli, che mi soffermo su di lui perché è uno sicuramente dei protagonisti sia della classifica generale che comunque di questa gara, la chiave per Spinelli potrebbe essere proprio quella, perché nel momento in cui, nel caso in cui lui ha abbastanza benzina nel serbatoio da poter proseguire dopo che gli altri sono fermati, con il ritmo che ha dimostrato, anche 2 secondi più veloci di Tortella e immagino anche di La Padula, potrebbe rimanere in pista e cercare, insomma, di, come si suol dire, l'overcut, correggimi se sbaglio. Sì, l'overcut. Potrebbe provare questa variante, almeno per quanto riguarda proprio Tortella e La Padula. Vella e De Lewis li vedo un po' più distanti, un po' più improbabili. Tanto De Lewis 14.9, sta migliorando anche lui i suoi tempi. Tra l'altro Spinelli, proseguendo proprio il tuo ragionamento, in questo momento fermandosi la sosta costa circa una 30 secondi, quindi rischierebbe di andare nuovamente alle spalle di Paolo Bettini, e quindi sarebbe
uno svantaggio incredibile di fermarsi in questi giri per lui. E penso che lui lo sa, e a questo punto, come già detto più volte, dipende tutto dal quantitativo di benzina che ha nel serbatoio e in modo da poter gestire, insomma, questa situazione proprio. Tanto Vella è vicinissimo, eh? Andiamo un attimo su Vella perché sì, è attaccato a Gennaro De Iulis, che comunque sta reagendo molto bene alla pressione del pilota dei Musto. De Iulis, tra l'altro, che nella prima gara di campionato fece una falsa partenza che gli costò praticamente la possibilità di lottare per la vittoria con Spinelli, fece addirittura 1-0 in quella gara, altrimenti sarebbe potuto essere lui il leader del campionato. Quindi non è certo un pilota fermo, anzi è uno dei piloti più veloci dello schieramento, quindi sarà facile per Vella riuscire a averla meglio. Eh sì, lui è lì che ha praticamente imparato a memoria la livrea di De Iulis, ma Monte Carlo è questa, non è la prima gara che vediamo volgersi in queste diciamo così, situazioni. Dovrà aspettare, bisogna essere pazienti qui. Pit stop per Spinelli. Quindi decide di anticipare oppure non aveva scelta. Forse aveva messo meno benzina per essere più aggressivo. Vediamo ora dove finirà con il cronometro. Sicuramente passerà Poli, ma rischia la posizione anche su Mattia Grigolon che all'ultima curva riesce a stare davanti a Mattia Grigolon. Sì. Quindi si ritrova ora a 5 secondi dietro a Poli e dovrà quindi ricostruirsi di nuovo il sorpasso su Poli. Vedremo, Stefano, vedremo, perché potrebbe anche fare adesso qualche giro super veloce, si riporterà sicuramente subito sotto Daniele, però nel momento in cui, nel caso in cui Daniele si dovesse fermare... Tommaso, c'è la Padula senza Lettone. La Padula andando... e Poli anche, Poli commette errore, attenzione, Poli e la Padula, fase di gara incredibile. Non vedo più Poli. Sì, sta facendo manovra, ecco, sta ripartendo proprio in questo momento. Non credo non abbia l'ala anteriore, sto cercando di capire. Sì, ala anteriore danneggiata per lui, quindi dovrà sicuramente fermarsi. Colpo di scena doppio nell'arco di 10 secondi con la Padula e Poli che saranno costretti ad entrare in box, tutto a vantaggio di Spinelli. Esatto. Che si ritroverà quindi quarto dopo la sosta fatta. Meglio di così non poteva andare, per lui. Esattamente, lui praticamente appena fermatosi, i due piloti davanti se li è praticamente tolti tra virgolette tra i piedi, quindi adesso avrà modo di spingere e di, insomma, di fare il suo ritmo per un bel po', visto che comunque ha ben 16 secondi da Lorenzo, sì, di ritardo, che comunque si deve ancora fermare, e nel frattempo anche Grigolon è in quinta posizione. Eh sì, buona, anzi ottima direi la rimonta per ora del pilota dei Wave, che arriva in 12esima posizione, quindi sta facendo una gara costante, lui che ha sempre fatto gare di alto livello, è sempre stato lì vicino alle zone del podio, poi vuoi per una cosa vuoi per un'altra, ha raccolto veramente pochissimo in questo campionato, ma è sicuramente uno dei piloti più veloci da tenere d'occhio. Intanto i primi due stanno andando avanti all'unisono, ormai 4 decimi sempre in ritardo fra i due, vedremo ora quanto andranno lunghi i primi due proprio rispetto a Spinelli, visto che ora Spinelli ha pista libera. Comunque è incredibile quanto questo circuito dimostra ancora una volta che non si può abbassare di un attimo la concentrazione, perché abbiamo visto finora una gara impeccabile da parte della Padula e Poli, e una piccola distrazione. Adesso attenzione, ancora un errore per la Padula, non so se stavi seguendo lui, di nuovo sbattuto, sì. Sì, io credo a gomme fredde, era il primo giro dopo essere uscito dai box e accosta che ritiro la vettura. Ritiro per Giacomo la Padula. Ti stavo proprio per dire che la Padula aveva cercato l'azzardo, aveva montato le hard, così come ha fatto Bettini, proprio per cercare di arrivare in fondo alla gara, e questo forse gli è costato. Attenzione, davanti cambio la posizione Giuseppe Stefano. No, è ritornato davanti De Iulis, assolutamente c'era stato un sorpasso contro sorpasso. Forse un tentativo alla chicane, magari Pelle è andato lungo e per un attimo si è ritrovato davanti, poi ha restituito la posizione.
o visto che dietro c'è Giuttari, è stato un doppiaggio di Giuttari a creare questa situazione. Non l'abbiamo purtroppo vista in diretta. Fatto sta che le posizioni non cambiano. Dietro Spinelli 1.14.8, il suo primo passaggio pulito, quindi sta veramente spingendo fortissimo. Deve aver tagliato la chicane forse De Julis, perché vedo che non ha il tempo segnato, sì. Quindi ci deve essere stato un errore. O è un errore suo, forse nel doppiaggio proprio di tutta decisione. È stata un'indecisione, ha preferito magari tagliare la chicane piuttosto che andare al contatto. È una fase di gara veramente concitata. Spinelli che si ritrova quarto e sta facendo il suo ritmo, gira sul 14 alto, quindi nettamente più veloce di tutti gli altri. Tra l'altro Spinelli, ti aggiorno sulle gomme, Spinelli ha montato di nuovo le gomme soft, quindi l'ultima parte di gara sarà costretto a montare le medie, però giustamente ha scelto di spingere ora. Poli di nuovo ai box, Sì, Poli di nuovo ai box. Sta ripartendo. So se ha dovuto fare un'altra riparazione, certo è che per Poli la gara è totalmente compromessa. Notiamo quindi anche il ritiro, che stava facendo un'ottima gara in terza posizione. Terzo ora c'è Lorenzo Tortella che nell'ultimo passaggio ha girato in 16.0. Si ferma ora. Eccolo lì, eccolo ai box Tortella, quindi vediamo se riuscirà a mantenere la posizione su Grigolon, che ancora è in pista e non si ferma. Ma è importante forse per Lorenzo riuscire a rimanere davanti a Grigolon, perché sarà importante sapere che gomma ha montato. Ora te lo dico subito, intanto rimane davanti a Grigolon e Tortella ha montato ancora le soft, quindi anche per lui gomma soft anche nel secondo stint. Forse qui Lorenzo la poteva rischiare, perché vabbè, lui chiaramente non sa quello che sappiamo noi, o meglio credo che sia così, perché essendo Spinelli che dovrà di nuovo fermarsi a cambiare gomme, se Lorenzo avesse montato le medie per arrivare fino in fondo, probabilmente si poteva in qualche modo assicurare insomma la terza piazza, ma non è stato così. Allora, attenzione, ha perso l'ala Lorenzo al tornantino del Loves, è andato a sbattere al tornantino del Loves, ha perso l'ala, incredibile quello che sta succedendo ai piloti che fanno la sosta il giro dopo. Si ferma Vella, attenzione, si ferma Vella. Sì, si ferma Daniele Vella, quindi proverà l'undercut. Vella che vediamo se riuscirà a rimanere davanti a Spinelli, dovrebbe riuscire a rimanere davanti. Spinelli proprio... Dovrebbe riuscire a rimanere davanti. Spinelli. Vediamo un po'. Tacca sono ora. sono lì, vediamo, passa Spinelli ora. Vella, passa Spinelli. Spinelli passa, vero che... però, è veloce, ora sono a pari soste. Vediamo Vella che come ha montato. Vella ha deciso di montare le medie, quindi strategia totalmente diversa per i due. Tanto Tortella va ai box per riparare, Grigolon guadagna un'altra posizione, sale in quarta. Attenzione, c'è gran una vettura peccato. Ferma, è quella di Poli, ancora Poli fermo, e purtroppo stavolta mi sa che potrebbe essere un ritiro. Vediamo se riuscirà a ripartire. Di nuovo nel solito punto di prima. Incredibile. È andato lungo alla frenata del Mirabeau. E per lui veramente è una gara Calvario in questo momento, si sta trasformando. Tortella intanto è ripartito in settima posizione dietro giusto Giovannelli. Tortella di nuovo con le soft, ha messo le medie. Tortella ora, vediamo, te lo dico subito, probabilmente avrà messo rimesso le soft, quindi ha deciso di su medie ci sono in questo momento Giuttari di ottava posizione, Mechetti nono e Vella terzo, mentre su hard c'è Paolo Bettini in quinta posizione, che forse è l'unico che potrebbe provare ad arrivare in fondo. E attenzione a Vella, perché con questa mossa delle medie potrebbe fare la differenza, perché lui davanti a Spinelli che sicuramente non gli fa da tappo, e Vella teoricamente gira più forte di De Julis, che deve ancora fermarsi. E io sono, cioè, la butto lì e magari poi mi sbaglierò, però visto anche la tattica usata da Vella a Spa, sono quasi sicuro che abbia messo medie e poca benzina per fare uno stint cortissimo con le medie.
per poi rimontare le soft, perché anche a spalle digeriva male le medie e le ha montate solo per 8-9 giri. Quindi potrebbe essere proprio la tattica di smarcarle subito per poi essere andare in fondo. Eccolo qui la sosta di De Julis, che a questo punto rischia di andare in terza posizione. Sì, quasi sicuro che rientri in terza posizione. Ma Pinelli va ora all'ultima curva della lotta, forse con Vella, riparte in questo momento. Spinelli passa, vediamo se passa anche Vella. Sì, passa anche Vella, quindi De Julis si ritrova in terza posizione. Nel frattempo devo segnalare purtroppo il ritiro anche per Daniele Poli. Eh sì, Daniele Poli si ritira. Quindi siamo nel corso del 30° giro. Tommaso si è ribaltata completamente la classifica dopo le prime soste dei primi piloti, con Spinelli che è passato al comando, Vella seconda posizione, De Julis terzo, l'ha chiuso in 5 secondi. Quarto posto per Grigolon, che ancora non si è fermato e continua con le sue gomme soft. Sta facendo anche un ritmo abbastanza buono per essere su gomma soft da 30 giri. Quindi vediamo, magari Grigolon potrebbe essere quello che va a fare una sosta sola. Vedremo. A questo punto la gara diventa interessante, cambia dalla classifica. Spinelli ha un ritmo, l'ultimo passaggio 14-6, sta spingendo, sta cercando di guadagnare il più possibile. Vedremo come risponderà Daniele Vella. Ora vedremo. Intanto riepiloghiamo un attimo la classifica al 31° giro, con Spinelli davanti a Vella e De Julis. Quarto posto per Mattia Grigolon, quinto Paolo Bettini, sesta posizione per Giusto Giovannelli, settimo è Lorenzo Tortella, dopo l'errore che ha commesso si trova in settima posizione, ottavo Marco Giuttari davanti a Giovanni Mechetti che chiude in nona posizione. Intanto Spinelli va a eseguire il doppiaggio di Marco Giuttari, non senza qualche piccolo problema, tant'è che Bella nel primo settore gli guadagna quasi 2 decimi. Veramente ora sarà una lotta i tempi per questi tre, e vedremo se poi Gennaro De Julis riuscirà a tenere il passo. De Julis che ha montato anche lui gomme medie, quindi l'unico su soft dei primi tre in questo momento è Alessio Spinelli. Tanto si fa doppiare anche da Vella Marco Giuttari in maniera molto precisa e puntuale. Vella comunque rimane lì 2 secondi e 6, vediamo in questo passaggio quali saranno i tempi dei due leader, cioè del leader e della pilota in seconda posizione. Spinelli che fa segnare 1:15:156, Daniele Vella 1:15:115, quindi sono praticamente sul solito decimo. 1:16:03 invece per Gennaro De Julis, che paga in questo giro quasi 1:02. Vedremo poi, avendo montato come media, se aveva deciso di mettere più benzina e di arrivare più lungo. Tanto dietro non ci sono grandi lotte, c'è Tortella che sta recuperando su Giusto Giovannelli in sesta posizione, tra poco lo andrà a prendere, quindi tra poco andremo a seguire la lotta per la sesta posizione fra i due. Peccato per Lorenzo Tortella, che si era ritrovato in un'ottima terza posizione, aveva un ottimo passo, ma dopo la sosta ha commesso l'errore all'Urs che lo ha costretto a tornare ai box per la riparazione. Ora è molto vicino Lorenzo, vediamo se proverà magari un attacco su Giovannelli. Siamo nel corso del 32° giro, la lotta che vale per la sesta e settima posizione. Davanti c'è Bettini che gira più lento dei due, quindi vedremo poi se la coppia Giovannelli-Tortella riuscirà a riprendere Bettini. Dicevo, davanti Vella dopo i primi giri sta riuscendo a tenere il passo di Spinelli, contrariamente ha mandato in temperatura le gira più o meno come Spinelli. Questo è un non è un dettaglio
dettaglio, perché se Vettel riesce a trovare il ritmo con le medie ed ha messo la benzina per arrivare fino in fondo, considerato che Spinelli si deve ancora fermare, ha una grossa opportunità. Allora, girato in... Oh, attenzione all'errore di Lorenzo Tortella, che sbatte alla rascassa, perde l'ala e sarà costretto di nuovo ad andare ai box proprio mentre stava per attaccare giusto Giovannelli. Troppa foga per Lorenzo, che è costretto ad una nuova sosta che terza ala. Naturalmente gli costerà la posizione su Marco Giuttari. Dicevo di Vella, che a tempi talmente veloci, cioè 1:15:0, che dubito che sia riuscito a imbarcare la benzina per arrivare fino in fondo, però nulla è detto, perché si è fermato al 30° giro quando ne mancavano 48. La vedo difficile con le medie, poi magari ci smentirà. Però comunque, correggimi se sbaglio, anche se deve fermarsi di nuovo per mettere benzina, potrebbe comunque tenere le gomme e quindi avere un vantaggio nei confronti di Spinelli, che comunque deve cambiare per forza le gomme. Potrebbe tenere le gomme, vediamo quello che deciderà di fare Vella. Le medie davano vantaggio dopo una decina di giri rispetto alle soft, a quello che avevo capito dai piloti che giravano in settimana. Cioè le soft dopo una decina di giri andavano un po' a calare di prestazione, mentre le medie rimanevano costanti. Vediamo se sarà questo il caso. Chiaro che Spinelli si è fermato presto, si è fermato al 23° passaggio, quindi anche per via dell'obbligo della sosta del cambio gomme dovrà per forza rifermarsi. Vella potrebbe anche andare lungo. Sì, non siamo appena a metà gara, nemmeno a metà gara, quindi ci sarà ancora tanto da vedere, da raccontare. Però è che anche se le medie sono, come dire, una buona, tengono fino alla fine, ma o meglio tengono per molti giri, veramente più di metà gara sulle medie per Vella, effettivamente, ripensandoci un attimo, comunque sembra altamente probabile. C'è un Tortella che comunque continua a urtare le barriere, continua a fare errori, e con una bandiera gialla si è ritirato. Sì. Intanto ti segnalo che De Julis non riesce a tenere il ritmo dei primi due, è già a 14 secondi e gira quasi costantemente un secondo e due, un secondo e mezzo più lento, mentre Mattia Vigolone, che è in quarta posizione, tinua con le sue gomme soft di inizio gara e ha fatto segnare 1:15:08, che è il suo best, quindi grandissima gestione della gomma. Sì, è veramente una grandissima gestione della gomma, e a questo punto viene da pensare che potrebbe pensare anche a una sola sosta, visto che siamo a metà gara. Si è creato 40 secondi di vantaggio su Bettini, quindi facendo la sosta rimarrà comunque sia in quarta posizione, e è a soli 12 secondi da De Julis, quindi magari il podio potrebbe essere ancora possibile, visto che sta andando anche più forte di De Julis in questo momento. Di nuovo best lap per lui, sì, 15.824 anche in questo giro, sta girando era impressionante. Peccato veramente per lui, per la qualifica sbagliata in 12esima posizione, perché poteva essere sicuramente uno dei protagonisti là davanti, però nel frattempo là davanti ci è praticamente arrivato, forse come dici tu, forse poteva stare tra i primissimi, però intanto sta facendo una gara, devo dire, veramente eccellente, perché quarta posizione, partito 12° a Monte Carlo, abbiamo detto tutto praticamente. Poi sta dimostrando veramente di avere un ottimo passo, 37° giro su quelle gomme, una grandissima prestazione finora. Tanto miglior giro personale per Vella, 1:14.975, 6 decimi guadagnati in questo passaggio. Vediamo se le medie cominciano a dare segnali di miglioramento rispetto alle soft. Intanto al pit c'è Giovanni Michetti, che è uscito in questo momento. Stavo guardando Vigolon, che continua anche in questo giro a girare, continua a girare bene, a 1:16:05, l'ultimo passaggio
sempre 12 secondi in ritardo da Gennaro De Iulis. Da tenere d'occhio ora i tempi di Spinelli e Vella, perché potrebbe essere proprio Spinelli è al tredicesimo passaggio su soft, potrebbe essere proprio ora il momento del primo piccolo crollo delle soft rispetto alle medie, quindi andremo a vedere ora il tuo passaggio. Certo è che Tommaso la gara a questo punto è tra i due, eh. Beh, salvo colpi di scena direi di sì, perché De Iulis a quasi 20 secondi da Vella chiaramente non può essere insomma in lizza per la vittoria, e vedremo alla fine come si evolverà la situazione. Di certo Spinelli ha fatto una grandissima rimonte, perché ricordiamo che dopo la prima curva si è ritrovato in settima o ottava posizione. Sì, settima posizione, sì. E quindi è stato sicuramente bravo, più che veloce, è stato bravo a gestire. È stato bravo a gestire, diciamo, la foga del recupero, poi alcuni errori degli avversari lo hanno anche leggermente favorito, però fatto sta che si ritrova in prima posizione ed ora può puntare alla vittoria. Diciamo che è stata anche premiata la sua essere stato uno dei primi, tra i primi a fermarsi, quindi è stato premiato il suo rischio e si è ritrovato con pista libera dopo il pit stop, e quindi ha potuto guadagnare veramente tantissimo terreno, ma l'ha potuto guadagnare soprattutto grazie al suo ritmo, che è veramente di altissimo profilo. E intanto vediamo anche questo passaggio, perché l'ultimo Vella aveva guadagnato 3 decimi, 1.15.0 per Spinelli, 1.15.0 anche per Vella, che comunque si è riportato a 2 secondi e mezzo, quindi in zona undercut, ecco, per così dire. Purtroppo nota negativa per i piloti di casa del Rot Racing Team, doppio ritiro sia per Tortella che per Poli, tra l'altro pesantissimo in vista della classifica generale, sì. Perché sì. Spinelli e Vella e De Iulis, che sono i primi tre della classifica, sono nelle prime 3 posizioni, quindi è doppiamente pesante questo doppio ritiro, rischia di creare una voragine fra i primi 3 e gli altri. Tra l'altro anche la Padula, che era quarta in classifica, è ritirato, quindi tutto a vantaggio di Spinelli, Vella e De Iulis. Eh sì, nel frattempo Giuttari dei 4 feudi si è fermato in box e sta ripartendo proprio ora, sì, per la sua seconda sosta e penso ultima. Vediamo le gomme che ha montato, prima aveva messo le medie, ora addirittura le hard ha messo. Attenzione, cambio di strategia per Giuttari. Tanto Piccolon non si è ancora fermato, siamo al 39esimo passaggio, non so se ha messo le gomme di marmo Tommaso, però è incredibile veramente. Attenzione, best lap per Daniele Vella, personale intendo, 1.14.727, quindi là davanti se ne stanno dando di santa ragione a suono di tempi sul giro. Sì, Grigolon deve aver messo, sì, effettivamente l'ultimo passaggio è abbastanza lento, c'è da dire, ha alzato un bel po' il ritmo, sì. 17.7, forse stanno iniziando a crollare le gomme, vediamo ora, sta passando sul traguardo, se decide di fermarsi, no, prosegue. No, continua. Quindi 40esimo giro per lui sulle soft. 17.5 l'ultimo passaggio. Sta comunque girando più veloce di Bettini dietro, quindi la sua posizione per ora è abbastanza al sicuro. Molto ovviamente vuole essere sicuro che poi con le medie può spingere fino in fondo. Ne ha fatti 40 con le soft. Sì. Con le medie di sicuro ne riuscirà a fare 30. Vedremo, lui saprà sicuramente la sua strategia, cosa prova. Probabilmente sa che con le medie non si trova e quindi cerca di limitare al minor giro possibile con quelle gomme. Vedremo. Sicuramente la sua gara finora è strepitosa. Magari sarà una strategia concordata anche con Malghera della divisione 1, magari avranno, essendo del solito team, chissà se anche Malghera avrà fatto una strategia un pit, poi magari lo sapremo dopo la gara, prenderemo nota e magari lo faremo poi sapere nel corso del prossimo appuntamento. Intanto davanti 14.7 Spinelli, 14.9 Vella, 16.6 invece per De Iulis, che costantemente gira un secondo e mezzo più lento,
Mi viene da pensare forse che ha messo anche un po' più benzina. Eccolo il pit stop di Colon. Al 41esimo giro praticamente si ferma e mette le medie. Mette le medie, quindi come ampiamente pronosticato, nel frattempo una sbandata di Spinelli che sta spingendo come un forsennato. Ci vuole provare a vincere la gara Spinelli, Tanto qui Colonna esce in quarta posizione, quindi attenzione, sopraggiunge Giuntari che era doppiato. Tanto davanti se le stanno continuando a suonare, vediamo l'ultimo passaggio, 1.14.9 per Spinelli, 1.14.8 per Vella. Ormai i tempi sono quelli. Si gioca sul decimo ormai. Sì, molto probabilmente si giocherà, Tommaso, su chi si fermerà per primo, su chi finirà prima la benzina. Perché sì. Chi si fermerà per primo forse potrà avere... Oh, attenzione, Spinelli la perde quasi al Mirabeau. Sta spingendo, Sta spingendo, sa che comunque Vella è lì vicino, magari non sa che Vella ha le medie, altrimenti forse sarebbe ancora più preoccupato. Però è chiaro che qui fermarsi magari prima, avere pista libera, ti può veramente dare un vantaggio, specialmente a Vella che metterà le soft, mentre Spinelli dovrà mettere le medie. Sì, staremo a vedere. E non mancherà tantissimo, perché Spinelli è al 20, questo fa il 20° giro su questo gomme, sta sfiorando i muretti. Bella in questo giro sta guadagnando tanto, meno ad occhio mi sembra stia guadagnando tanto, vediamo sul passaggio. Sì, perché Spinelli ha fatto un paio di errori, si è preso dei rischi clamorosi, ha rischiato 1.15.7, 1.14.9, 8 decimi. Intanto c'è una bandiera gialla nel T2 che però viene subito tolta. Comunque un secondo e mezzo, oramai Vella lo ha lì, lo vede, è uscito dai box a 3 secondi, quindi con le medie pian piano è riuscito a ricucire il distacco. Attenzione, c'è la battaglia comunque tra Giovannelli e Bettini, Sì, per la quinta piazza, sì. All'alto Bettini che è su hard e potrebbe andare fino in fondo, mentre Giovannelli è su soft e dovrà comunque fare un'altra sosta, quindi attenzione che Spinelli ha perso l'ala davanti. No, incredibile. Attenzione, sì, attenzione, attenzione, Vella passa e questo è il momento decisivo della gara. L'avevamo detto, Spinelli stava spingendo oltre il limite, ha perso l'alettone, molto probabilmente o all'Oeuvres o al portier, perché è successo poco prima del tunnel. E ora devi stare calmo, perché tanto la posizione che doveva perdere l'ha già persa, non deve solo peggiorare la situazione. Probabilmente perderà anche quella su De Julis a questo punto, perché la riparazione sarà lunga. A parte De Julis dovrà comunque rifermarsi un'altra volta. Stava spingendo, le gomme comunque avevano già il suo tempo, diciamo, e questo è veramente un colpo di scena che dà su un piatto d'argento, se non d'oro, la possibilità bella di andare via. È un gran peccato, perché ci si voleva vedere insomma la battaglia come sarebbe potuto, però ci ha tolto il pathos, ecco. Però la riparazione non è stata lunga, ma mi aspettavo qualcosa in più, quindi probabilmente con De Julis non è detta no, molto probabilmente l'ultimo. No, perché esce a 6 secondi e De Julis deve ancora fermare, quindi la seconda posizione potrebbe averla comunque in tasca Spinelli. Certo è che La vittoria no. Dopo quello che è successo al primo giro, ritrovarsi in testa e tagliare per un errore proprio, arrabbiare ancora di più, anche se l'avevamo visto e stava veramente spingendo tantissimo, sfiorava i muretti a destra, i carrelli a destra e a sinistra. Ora deve solamente resettare, no? Esatto, deve resettare, deve star calmo, perché comunque una terza piazza e una si sta giocando comunque la seconda posizione. Per come si era messa la gara, devo dire che è tutto oro che cola, quindi, che tra l'altro si è guadagnato lui con la sua prestazione, quindi deve stare un attimo tranquillo, riprendere il suo ritmo e cercare di non esagerare e portare assolutamente la vettura al traguardo. Tanto direi di tornare su Bettini Giovannelli, che Giovannelli lo vedo molto aggressivo sul posteriore della vettura della scuderia San Marco di Bettini.
unica vettura rimasta, perché quella di Silvestrini si è ritirata. Bettini tra l'altro sta facendo un ottimo campionato, in settima posizione subito dopo i primi sei, e con questa gara potrebbe addirittura andare a scavalcare Poli e ad avvicinarsi al duo Tortella la Padula per la quarta posizione del campionato. Quindi sta facendo un signor campionato e una signora gara per una volta. Sì, perché poi alla lunga paga la costanza, e quindi lui sta dimostrando che il suo modo di correre forse non è una velocità assoluta rispetto ad altri, ma la costanza e il portare la vettura al traguardo con buoni piazzamenti paga. Ho visto qui Giovannelli un po' sbandare in uscita, in accelerazione, sta cercando di rimanere incollato alla vettura di Bettini per mettere più pressione possibile, ma bisogna insomma stare attenti. Qui Monte Carlo ha dimostrato che l'errore, anche se piccolo, si può pagare a caro prezzo. Carissimo. Intanto Spinelli l'ultimo passaggio di 1.19.3, sintomo che un po' di testa l'ha pagata la situazione di prima. Vediamo questo passaggio 1.17.2, sta girando, anche se è su gomme medie, però sta girando su tempi alti rispetto ai propri, tant'è che Grigolon sta guadagnando su di lui, anche se ha 35 secondi di ritardo, quindi può assolutamente gestire. L'importante è che non perda troppo da De Iuris, perché sì, probabilmente sta anche insomma cercando di portare le medie in temperatura con relativa calma, sa che dietro la può gestire, davanti comunque alla situazione sotto controllo, sa che De Iuris si deve fermarsi, visto anche quello che è successo, ha deciso insomma di avere un ritmo un po' più tranquillo, soprattutto i primi giri sulle medie. Eh sì, tanto davanti alla 1.15.3. Tanto qui De Iuris ha visto va andato un po' lungo l'ala scassa, neanche ha perso solamente un po' di tempo quella curva, dicevo Vella, che nonostante la tranquillità dei 25 secondi di vantaggio su De Iuris, spinge comunque, perché 1.15.3 l'ultimo passaggio è il pilota più veloce in pista. Credo invece a questo punto di andare on board per un giro con il leader, di gara. Ah, direi di sì. Sì, direi di sì. Si avvicina al traguardo, sta intanto nel secondo settore. Ti volevo far notare una cosa, che De Iuris si è fermato al 31esimo passaggio montando gomme medie e girando comunque su tempi abbastanza alti in questo, nei primi giri. Chissà se magari sia lui quello che ha messo le medie per fare un'unica sosta e quindi Spinelli se la doveva guadagnare in pista. Sì, è fatto bene a farmi notare, perché ero convinto che De Iuris avesse invece le morbide e quindi costretto a un'altra sosta, ma a questo punto non è detto che sia così. Non è detto che sia così, anche perché anche se dovesse avere un crollo diciamo di gomma, dove insomma, passare poi è un'altra cosa. Passare un'altra cosa, quindi insomma bisognerà valutare. Adesso al momento ha 9 secondi di vantaggio e mancano 30 giri alla fine. Vedremo, sarà sicuramente una situazione interessante da seguire. Tanto sto votando proprio dall'onboard di Vella, come fa molte poche correzioni durante le curve, quindi molto stabile il setup della sua vettura. Chiaro che poi in una pista del genere, quando sfiori muretti, è sempre il rischio, è sempre dietro l'angolo, come vedete te. Eh sì, attenzione, andiamo intanto un attimo su Giovannelli e Bettini, perché si apprestano a effettuare un doppiaggio e quindi potrebbe essere una situazione dove Giovannelli proverà ad approfittare. Una piccola decisione di Bettini potrebbe valere la posizione a favore di Giovannelli. Vediamo, si apprestano a doppiare. No, scusa, è De Iuris che li ha doppiati. Ah, De Iuris che li ha doppiati, ok, allora quindi. Ecco perché De Iuris ha perso quasi mezzo secondo nel T1 rispetto a Spinelli.
Quindi doppiaggio effettuato e posizioni rimaste invariate. Però rimaniamo un attimo su di loro, perché per ora è l'unica vera lotta che abbiamo. Quindi rimaniamo un attimo su Bettini e Giovannelli. Entrambi comunque stanno facendo una gran bella gara, perché sono in quinta e sesta posizione. Microphone activated. Quindi in merito ai due per la gara che stanno facendo in questo momento. Tanto Pistotto per Mechetti in ottava posizione. Sì, c'è Giovannelli che ormai è veramente diversi giri che si fa vedere che mette pressione, ma Bettini sembra tenere bene. Vedremo i due su che gomme sono. Allora, Bettini è su hard e molto probabilmente proverà ad arrivare fino in fondo, mentre Giovannelli è su soft. Quindi forse anche per questo c'è Giovannelli che gli mette una gran pressione. Attenzione che è molto 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 vicino, vediamo se ci proverà. Non è abbastanza vicino da affondare la staccata. Sì, forse anche per questo c'è Giovannelli che mostra di averne di più. Bettini con le sue gomme hard chiaramente ha solo da gestire la situazione e la gara, e praticamente non deve semplicemente commettere errori, semplicemente Bettini va in box, scusa. Come ho detto, decide di fermarsi, forse è una questione di solo di carburante. Vedremo se cambia la scelta delle gomme hard. Però potrebbero cambiarle a questo punto, le tiene forse. Non lo so, però a questo punto la lotta è serratissima, perché anche Giovannelli si doveva fermare, quindi ora Giovannelli dovrà spingere al massimo. Vediamo con che gomma esce Bettini, mi segna ancora la hard, quindi possibile anche che non l'abbia cambiata. A questo punto credo che abbia fatto solo rifornimento, e quindi la battaglia è aperta con Giovannelli, che adesso deve spingere per guadagnare, per recuperare lo svantaggio, insomma, del probabile cambio gol. Tanto Vella ai box, momento importante. Sì, seguiamolo un attimo. Ha il margine per entrare in prima posizione, 29 secondi e 7 il suo vantaggio su De Juris, che in questo momento è alle piscine, quindi Vella rientrerà tranquillamente in prima posizione. Seguiamo l'uscita di Vella per poi tornare su da lotta. Bettini e Giovannelli, Vella che esce in questo momento ancora leader della gara. De Juris che passa in questo momento sul traguardo, 1:16:1 per De Juris l'ultimo passaggio. Dicevi di Giovannelli che ora deve spingere, vediamo il suo tempo 17:7, che non è un bruttissimo tempo rispetto al 19 che giravano quando era dietro Paolo Bettini. Sì, qua dicevi, Tommaso, quanto tempo impiegano per il cambio gomma? Allora, ho visto prima Vella, ho preso di riferimento lui, che ha fatto il pit stop in 23 secondi, quindi Giovannelli ce n'ha 22 di vantaggio su Bettini, siamo veramente al limite. Quindi dovrà assolutamente spingere per cercare di acquisire quel vantaggio che gli permette di entrare davanti. Poi chiaramente, Tommaso, più va avanti i giri, meno sarà il pit stop, perché il riferimento sarà più corto. Sembra che cambi le gomme anche lui, perché potrebbe anche decidere di rischiarla. Ma di non lui è su soft, e quindi è obbligato, sì. Ok. Quindi lui ha l'obbligo del cambio gomme, quindi staremo a vedere quando andrà a fermarsi. Si ferma da Ulis, attenzione. Sì. Allora, quindi niente possibilità di arrivare fino in fondo per Gennaro De Juris. Proprio ora si ferma. Io seguo Giovannelli. Sì, direi di seguire Giovannelli, perché comunque De Juris rientrerà comodamente in terza posizione, mentre per Giovannelli la lotta è serratissima con Bettini che in questo momento è uscito dalle chicane della piscina alla Rascas. Giovannelli ha da fare ancora, sì, ancora fermo Giovannelli, ancora fermo l'ultima Bettini curva, Bettini sì, lo passa Giovannelli c'ha, sì, 19 secondi di posizione sicuro, perché il pit stop di sola benzina e gomma erano circa 8 secondi, quindi ha avuto solamente una riparazione da fare e ora dovrà andare a prendersela in pista la posizione, messo gomme medie nuove, vediamo se riuscirà ad andare a prenderlo. Tanto davanti Spinelli paga 20 secondi e 6 su Vella, De Juris è a 10 secondi
da Spinelli, vediamo se De Julis ora con gomme nuove soft riuscirà ad andare a prendere Spinelli. Allora, ricapitolando pit stop, chi è che si deve ancora fermare? Allora, Vella, Spinelli e De Julis hanno fatto tutti e tre il secondo pit stop, con Vella e De Julis che sono su soft e Spinelli è su medie. Grigolon ha fatto una sola sosta al 41esimo giro e ora è su medie, quindi presuppongo arrivi fino in fondo. Bettini e Giovanelli si sono appena fermati su hard, Bettini su medie, Giovanelli. Giuttari ha già fatto due soste ed è su hard, e Mechetti ha già fatto due soste ed è su soft. Quindi tutti ormai hanno già fatto la seconda sosta, Grigolon presumo non la faccia. Quindi praticamente diciamo che se si devono cambiare posizione si cambieranno sorpassandosi, sorpassandosi insomma, o per via di errori. Quindi insomma la situazione dei pit stop dovrebbe essere definita così come la vediamo, e quindi Vella a questo punto ha più che una grossa opportunità, visto comunque anche i 21 secondi di vantaggio su Spinelli. Deve solo gestire la gara per questi ultimi 25 giri circa. Tanto fa l'altro fra 1.14 e 174 come l'ha detto, il giro della gara. Ha gestito, ha fatto come a Spa ha gestito facendo giri veloci. E ti dicevo che nell'ultimo settore del giro d'uscita De Julis aveva guadagnato 2 decimi, mentre in questo giro, già nel primo e nel secondo settore, ha già recuperato 7 decimi a Spinelli. Dai 10 secondi è passata a 8 secondi e 9, quindi attenzione che per la seconda posizione potrebbe non essere finita. Spinelli 1.16.4, De Julis 1.15.4. Sì, non è ancora detta per la seconda e la terza posizione. Riguardo la gestione della gara, che diciamo riguardo Vella, c'è da dire che è anche vero che non bisogna mai rilassarsi troppo, perché ci sono, conosciamo benissimo situazioni dove se ci si rilassa troppo, soprattutto in un circuito come questo, c'è il rischio di perdere un attimo la concentrazione e di incappare all'errore. Quindi e infatti ha fatto Fuchsia nel primo settore. Vediamo se farà un altro giro veloce. Decide di tenere altissima la concentrazione. 1.14.5, no, stavolta è sempre più veloce in pista, ma più lento di 4 decimi rispetto a prima. Vediamo Spinelli De Julis, sta seguendo gli intermedi. Nel primo set De Julis guadagna un decimo, poco meno di un decimo. Nel secondo guadagna ancora mezzo secondo, costante il mezzo secondo nel secondo settore, molto probabilmente anche a differenza fra medie e soft. Ah, le sì, medie usate di Spinelli contro le soft nuove di De Julis. 1.16.2 l'ultimo assaggio di Spinelli. Andiamo a vedere De Julis 1.15.4, alti 8 decimi, attenzione, 7 secondi e 7. Mancano 23 giri, tutto è ancora da decidere. Eh sì, sta sicuramente Spinelli probabilmente sta gestendo, invece De Julis sta sicuramente spingendo, cercando comunque il limite. Ricordiamo che De Julis ha come best lap 1.14.9, quindi girando sull'1.15.4 dimostra che comunque sta spingendo. Vedremo, perché comunque qui non si passa. Non vorrei che Spinelli abbia subito anche qualche danno, diciamo, non riparabile alla sua vettura, perché comunque sia per lui girare in 1.16 sono comunque tempi alti, sta girando con pista libera. Quindi o, come dici te, sta amministrando, presupponendo che il sorpasso in pista De Julis non lo possa fare. Certo è che farselo avvicinare così tanto poi è rischioso, sì. È rischioso. Vediamo questo passaggio. Va davanti 15-2 per Vella. 1.16.6. Continuo, sì. Vediamo De Julis, passaggio 1.15.6, altro secondo. Sì, continua a spingere. 6 secondi di distacco. Ho visto, stavo seguendo Spinelli per capire un attimo anche come guidava la vettura, e ho visto un paio di indecisioni, come se, come dicevi tu, forse non era, non è proprio a posto con la vettura, ma non so se magari ha sbattuto una sospensione insieme all'ala, e quindi sappiamo che nel Factor 2 le sospensioni non sono riparabili, quindi se hai un problema alla sospensione te lo porti fino in fondo.
Dovrà resistere questi ultimi 20 giri e cercare di, insomma, di limitare i danni per quanto possibile. Nel frattempo si ferma anche Michetti di nuovo, penso per lui per il terzo pit, l'ultima sosta di gara. Mentre che invece il pit l'aveva fatto, mi pare, dopo 3 giri, quindi è normale che abbia fatto un ulteriore pit. Mentre invece Daniele Vella, dopo aver fatto registrare il miglior giro di gara per un'ultima volta, addirittura nel 53esimo passaggio 1.14.174, adesso si è messo a girare sul 15.5, insomma, sì. Situazione abbastanza insomma da gestire, come avevamo già invocato prima, ma lui ci ha risposto con dei best lap. Forse adesso è arrivato veramente il momento di della gestire gestione con un po' più anche di anche perché naturalmente lui vedrà dal suo hood della vettura i tempi, il distacco con Spinelli, e vede che Spinelli gira in 1.16, quindi è inutile andare a rischiare di girare in 1.14 quando non ce n'è la necessità, con De Juris che ha altri 9 decimi, 5 secondi e 6 ormai. Prendere molto probabilmente a questo punto Tommaso lo prende, poi sul passato sarà un altro discorso. Sì, continua a guadagnare, anche a vedere gli intertempi, continua a essere assolutamente più veloce del pilota che lo precede, Alessio Spinelli, degli HG Sports Pro Bolt. Vedremo, comunque ha ancora da recuperare, sì, 5 secondi, sì, si sta mancano ancora 25, avvicinando, quindi. sì assolutamente chiaro che poi le sue gomme soft andranno a perdere un po' di prestazione, però 16-6 per Spinelli, sì. Sì, vedo che dura moltissima fatica, soprattutto nel terzo settore, dove paga addirittura 8 decimi in questo giro nel terzo settore. Però attenzione, perché questo giro ha avuto anche un doppiaggio, quindi dovremo vedere anche De Julis quanto tempo perderà nel doppiare anche lui Marco Giutteri. Vedremo, che è chiaro che i doppiaggi potrebbero fare la differenza. Sì, soprattutto se dovesse De Juris raggiungere Spinelli, allora lì sì che dovrebbe cercare di provare o comunque approfittare di un eventuale doppiaggio per provare ad affondare il colpo. Fatto sta che l'ultimo passaggio ancora è un secondo e 2 guadagnati, quindi veramente, veramente tanto. 4 decimi guadagnati solo nel primo set di questo passaggio, aspettiamo nel secondo con Spinelli 38-1 e De Julis, vediamo, sono 37-9, altri 2 decimi, siamo già a 6 di decimi guadagnati anche in questo giro. Tanto un bloccaggio davanti di Giuttari, che però non incide sull'andare di De Julis, che forse ha la fortuna di doppiarlo qui sul rettilineo, vediamo se Giuttari se ne accorge. Troppo, no? Lontano. Altri 8 decimi guadagnati in questo giro, forse lo doppia qui, infatti non perde assolutamente niente, quindi esatto. Fortunato De Juris rispetto a Spinelli. 4 secondi ora in ritardo. Spinelli sicuramente sa che sta arrivando e quindi se ne ha, deve spingere ora, ma credo che proprio i problemi riportati alla sua vettura non gli consentono di spingere più di tanto. Non sappiamo se ha danni alla vettura oppure magari, mi viene da pensare, Stefano non riesce a trovare un gran ritmo con le medie, ma c'è da dire che comunque dopo averle montate il ritmo che ha tenuto è bene o male sempre quello sul 16, sì. 16 passo, 16 e mezzo, quindi lui sta girando su quel tempo e forse quello è il tempo che riesce a fare. Tanto c'è una penalità per Marco Giuttari, naturalmente per tagli, è arrivata la comunicazione, ho visto nella schermata la penalità, naturalmente sarà un drive through per tagli e non dovrebbe rischiare però la posizione, no, perché ha 55 secondi di vantaggio, quindi non la rischia assolutamente, la sconta subito. Anche ultimo passaggio 2 decimi per De Julis recuperati, 3 secondi e 8, tanto quarta posizione tranquilla per Mattia Vigolon, che ha 50 secondi di ritardo De Julis e 50 di vantaggio su Paolo Bettini, e ha 6 secondi e 8 su Giovannelli, che lo sta andando a riprendere. Vediamo se magari ci regaleranno 2 lotte, una per la seconda e una per la quinta posizione proprio sul finale.
sì, e sembra che Spinelli voglia provare quantomeno a rispondere all'attacco di De Juris, perché l'ultimo passaggio ha abbassato il suo ritmo sul 16-0, il primo settore allineato con quello di De Juris, quindi forse vuole provare a rispondere, a far mandare un segnale al diretto avversario, come per dire ok, arrivi, ma io ci sono, sono pronto, e non sarà così facile forse raggiungermi e attaccarmi. Comunque non riesce più a stare sotto il 38 nel secondo settore, quindi veramente strano questa cosa, cioè io stavo vedendo giro dopo giro i secondi settori di Spinelli, che sono praticamente quasi sempre sul 38,3, mentre De Juris, bella, ora non lo consideriamo perché ha alzato il ritmo, ma De Juris sta sul 37 alto, 38,0, quindi perde praticamente tutto lì quello che perde Spinelli. Eh sì, hanno una gomma diversa e probabilmente nel secondo settore la media paga tanto rispetto alla soft. Non c'è probabilmente altra spiegazione, a meno che, come dicevi tu prima, attenzione, una piccola indecisione. Vedi come la perde in accelerazione, non sì. Vorrei proprio che... O magari è un discorso... Tanto, O è un discorso magari anche di testa, dopo l'errore magari non è più riuscita ad entrare nella modalità... Diciamo di riuscire a essere, come si dice, confidente dei propri mezzi, no? Quindi magari non riesce più a rischiare come rischiava prima. Eh sì, perché lì ha rischiato di, è stato, diciamo, tra virgolette, anche fortunato, perché rischi anche di giocarti la gara, quindi dopo tutte quelle situazioni che ha passato sarebbe stato veramente terribile ritirarsi per un errore così. Quindi a questo punto, come dici tu, probabilmente vuole anche non prendersi più rischi e cercare di gestire la situazione per quanto possibile. Fatto sta che mancano 16 giri, se non erro, al sì. Termine della gara, e i secondi di vantaggio nei confronti di De Juris sono ormai solo 2. 3. Sì, 3 secondi e 1 in questo momento. Vedremo se De Juris riuscirà a prenderlo, poi abbiamo detto più volte qui sorpassare è difficilissimo, anche se sono sicuro che De Juris, quantomeno il tentativo di mettergli tanta pressione, lo farà se lo raggiunge, quindi sarà sicuramente interessante da seguire. Attenzione, De Juris, l'ultimo passaggio ha alzato un po' il ritmo, forse dei settori non proprio velocissimi, ma adesso il primo settore è tornato a girare fortissimo, 19,6 nel primo settore rispetto a Spinelli che invece 19,8, comunque veloce, ma 2 decimi persi. Secondo settore per Spinelli 38,0, invece De Juris 38,3, quindi sono lì, se la stanno adesso, stanno sì. Diciamo che Spinelli inizia a rispondere e De Juris forse un po' l'abbrivio De Juris non riesce più a essere efficace, forse la freschezza della gomma comincia a non essere più quella di 2-3 giri fa, e tanto alle sue gomme, perché ha spinto veramente tanto finora. Vedremo a questo punto, potrebbe anche pensare forse di accontentarsi. Un terzo posto comunque a Monte Carlo non è assolutamente un cattivo risultato, vediamo. Tanto c'è un altro pit stop per Giuliani, questa volta però non è un drive thru ma è proprio un pit stop. Fatto sta, dicevo, che quando vedi il tuo avversario lì davanti è chiaro che ti viene voglia di provare ad andare a prenderlo. Sì, vediamo ora nel secondo settore, nel primo ha guadagnato 1,8 decimi, quasi 2 decimi, ha migliorato ora i secondi settori Spinelli, almeno negli ultimi due passaggi, 38,3 invece stavolta non riesce a ribadirlo. 37,8 per De Juris nel secondo settore, mezzo secondo preso, attenzione perché sembrava avere un po' appiattito Spinelli le prestazioni rispetto a De Juris, invece in questo passaggio 1,16,4 per Spinelli, 1,15,5 per De Juris, quindi ne ha ancora De Juris 2,5 secondi. Ormai lo vede, specialmente qui nel Borivage, nel primo che porta su alla Massenet, lo vede, comincia a intravederlo anche qui, Tommaso, quindi sente l'odore della preda. Eh sì,
Nel frattempo, giusto per segnalare la battaglia che seguivamo in precedenza, prima del pit stop di Bettini e Giovannelli, sia Bettini che ha la quinta posizione saldamente in mano, e Giovannelli Belloni in sesta posizione. E nel segnalo, Giuttari con il suo ultimo pit stop ha perso la posizione nei confronti di Mechetti, che gli è circa 8 secondi, se non erro, 5 secondi e 6 5 secondi davanti. Quindi Giuttari, se vorrà riconquistare la settima piazza, dovrà superare in pista. Attenzione, ha perso la vettura lì in uscita all'ultima curva, bisogna che, come detto, sorpassi Mechetti in pista se vuole riconquistare la settima posizione. Ultimo passaggio 1:15.8 per Spinelli, 1:16.5 per De Julis, che forse ha sbagliato qualcosa nel spingere, è tornato sopra i 3 secondi. Sono al limite entrambi, Sì, sono al limite entrambi, quindi anche al rischio entrambi, perché chiaramente quando vai al limite così in un tracciato come Monte Carlo, l'abbiamo già visto più volte proprio anche con Spinelli, quello che può succedere. Nel frattempo Bella va a doppiare Bettini, ma ha tutto il tempo per farlo con grande tranquillità. Bettini, onestissimo, si comporta da tanto penalità pilota. Scusa, per Giovannelli, anche lui motivamente per tagli. All'altro in questa pista penso sia la chicane dopo il tunnel l'unico taglio possibile da prendere in una pista del genere. Sì, credo anch'io, le altre parti sono le barriere, quindi. E comunque rientra, rimane comunque saldamente in sesta posizione, si tranquillizza ancora di più Bettini a questo punto, che ha saldamente in mano la quinta posizione. Tanto Spinelli negli ultimi passaggi 15 e 6 sta cominciando a spingere un po' di più. 15 e 9 per De Julis, ora 3 secondi e 4, forse come avevi detto te all'inizio stava gestendo, per poi... Tanto c'è una bandiera gialla nel secondo settore che viene tolta. Andiamo... Qualche indecisione, qualche piccolo lungo forse, stavo seguendo diversi piloti, non mi sembra di aver visto nulla di particolarmente pericoloso. In questa tranquilla, l'unica battaglia tra virgolette in corso è tra Spinelli e De Julis, e l'unica... forse fra anche Mechetti e Giuttari, perché Mechetti potrebbe andare a riprendere proprio Giuttari. Giuttari dovrebbe... Mechetti, sì, come diciamo prima. Sì, perché effettivamente gira un secondo e quattro circa più veloce, ci sono oltretutto i doppiaggi in questo momento, i doppiaggi di mezzo, e sì, Giuttari potrebbe provare andare a prendere Mechetti. Ricordiamo, posizione persa dopo il drive-thru e il secondo pit stop il terzo pit stop per Giuttari. Qui fra l'altro c'è un momento un po' di difficoltà per Mechetti, perché davanti ha Grigolon che è in quarta posizione, che però sta girando più piano di lui, ma Mechetti dovrebbe sdoppiarsi, quindi dovrà farlo in sicurezza senza rischiare di compromettere la gara di Grigolon. È la sua e anche la sua, chiaramente. Quando ti vai a sdoppiare chiaramente devi essere molto cauto, e quello davanti diciamo deve un po' agevolarti anche in una pista del genere, perché altrimenti vedo difficile. Qui ora è molto anche vicino Mechetti a Mattia Grigolon, che non vedo a grossa intenzione di farlo passare. Situazione delicatissima questa, e perché nel frattempo si avvicina Giuttari, che ha 2 secondi tantissimo, e mezzo, sì. Che ha da doppiare Giovannelli, anche lui ha da sdoppiarsi da Giovannelli, quindi è una situazione interessante, molto particolare, sì. Tanto l'ultimo passaggio 16-3 Spinelli, 16-4 De Julis, quindi sembrano essersi un po' stabilizzate la situazione tra i due. Non hanno i fari per sfanalare, come si fa vedere Giuttari, si fa vedere su Giovannelli. Vedremo se Giovannelli avrà la sensibilità di capire forse la situazione. A lui probabilmente non cambia nulla e potrebbe anche lasciare strada a Giuttari, che è chiaramente in lotta con Mechetti, ma allo stesso tempo Mechetti
si vede, insomma, no, Mecchetti, no, è ancora davanti a lui che colonne, anzi forse ha preso qualche... forse ha preso un po' di margine, sì. Ha preso un po' di margine, sì. Forse ha cominciato a spingere un po' di più, stava girando su tempi altissimi, colonna consapevole di dover gestire solo la situazione. A questo punto quello che sta perdendo forse allora più, un po' più di tempo è proprio Giuttari dietro Giovannelli. Sì. L'altro Giovannelli non sembra avere molta intenzione di farsi da parte, quindi tensione pericolosissima, vicinissimo. Attenzione perché dietro arriva Spinelli e qui diventa attenzione. Quello che non deve succedere è proprio questo. Non so se ha toccato anche Giovannelli o se è solo andato lungo. Fatto sta che Spinelli se l'è vista brutta. Se l'è vista ancora più brutta Giuttari, perché è stato fortunato che non ha rotto l'ala, perché lì bastava veramente poco per fargli saltare l'ala e compromettere la probabile rimonta nei confronti di Mecchetti. A questo punto deve cercare Giuttari, dovrebbe cercare di incollarsi al posteriore di Spinelli e nel doppiaggio, sfruttare il doppiaggio, però non è abbastanza vicino in questo momento. Comunque situazione delicata anche per Spinelli, qui si fa da parte Giovannelli in maniera molto... E qui era il momento, ma ormai è troppo tardi. Qui è troppo lontano Giuttari per potersi infilare. E di nuovo dietro. È una situazione veramente particolare, con Mecchetti che ha ripreso nuovamente Grigolonna. Però sa benissimo di non potersi sdoppiare, a meno che Grigolon non gli lasci brava, che farlo in maniera sicura su questa tracciata è praticamente impossibile se non c'è la collaborazione del pilota. Sì, dovrebbe davanti. Fare una manovra da doppiata. Ecco qua, adesso si fa da parte, forse anche per via della bandiera blu che arriva dalla vettura che arriva di De Julis, quindi forse lì ha agevolato il sorpasso di Giuttari su Grigolon, che a questo punto Giuttari può riprendere la sua gara, il suo obiettivo, che è quello di raggiungere Giovanni Mecchetti. In tutto questo c'è Spinelli che comunque qualcosina ha perso nei confronti di De Julis, ma 8 giri al termine, ancora 2 secondi abbondanti, si fa sempre più difficile per De Julis raggiungere Spinelli. Ora però arrivano Mecchetti e Grigolon a doppiare per i due, quindi altro punto di svolta potrebbe essere per la seconda posizione, perché 2 secondi e mezzo sono pochi e recuperarli ci vuole veramente un attimo. Basta una piccola indecisione nel doppiaggio, tra l'altro Mecchetti qui va al bloccaggio, alla Rascas. Ultimi giri delicati per Alessio Spinelli per mantenere la sua seconda posizione. Vediamo il passaggio, 16-6 Spinelli, 16-2 De Julis. 17-2 De Julis, che alla fine dei doppiaggi ha pagato. Ci ha perso, sì, è tornato a 3 secondi e 3. Comunque intanto Vella da davanti 34 secondi, tra l'altro per far capire la gara che in questo momento fino ad ora ha fatto Vella, il quarto che è Grigolon è doppiato di un giro, quindi praticamente a parte i primi tre sono stati doppiati tutti, quindi questo fa capire il livello dei primi tre rispetto agli altri. Assolutamente strepitoso. Anche se penso Grigolon, partendo dodicesimo, avrebbe messo la firma per essere in quarta posizione al 72esimo giro. Beh, sicuramente si potrebbe, come dire, votare come MVP di giornata, perché comunque è dodicesimo, è quarta posizione a Monte Carlo, e se non è una vittoria poco ci manca, ma non diciamo null'altro, visto che mancano ancora 6 giri, non vorrei portare sfortuna, sai com'è. Sì, andiamo a seguire ora il doppio di Spinelli, di Grigolon e qui veramente potrebbe perdere anche tanto, se Mecchetti non si fa da parte subito.
Questa è l'ultima chance, così si può dire, per De Iuris per farsi sotto su Spinelli. Questo doppio doppiaggio da effettuare, tutto dipenderà da come si comporteranno i piloti davanti a lui. Sicuramente qualcosa perderà. Sì, specialmente in questo punto del tracciato qui è impossibile. Impossibile doppiare, si fa molto da bravo. Molto bravo qui Mechetti a farsi da parte. L'ha fatto anche bene, c'è da dire, sì. Non è facile farsi doppiare lì. Non è facile farsi doppiare lì, fra l'altro non ha perso neanche più di tanto da Giuttari, che ha sempre a 5 secondi. Ora il doppiaggio ce lo avrà De Iuris, che comunque nel primo settore ha guadagnato poco, vediamo nel secondo. Secondo settore di Spinelli, 38,9 altissimo contro il 38,2 di De Iuris. Attenzione, perché se De Iuris si libera alla svelta, qui Spinelli è passato facile. Sì, è stato facile, ma qualcosa ha perso anche nell'ultima curva, attenzione, perché ma anche De Iuris deve passare, quindi vedremo. Qui è un momento delicato, quindi chiaramente i doppiaggi possono far pendere la bilancia all'uno piuttosto che all'altro. Vediamo se qui Mechetti si accorge dell'arrivo di De Iuris e si sposta. No, qui De Iuris perderà tanto. Sì. Era riuscito a riportarsi a un secondo e 9, ora chiaramente. Qui c'è tanto da perdere, sì. Qui Spinelli riallungherà tantissimo. Attenzione, Mechetti ha urtato anche le barriere, pericolosissima situazione per De Iuris. Qui si sposta molto bene Grigolon, anche Mechetti, attenzione a Mechetti che è in scia a Grigolon, non riesce però a sdoppiarsi, Grigolon va addirittura lungo. E tutto questo arriva a Giuttari, eh? Sì, che però ora è da sdoppiarsi da Grigolon, non sarà facile. Ha fatto una frenatona lì. Sì. Giuttari è indiavolato, sembra essere anche... ha un buon ritmo comunque Giuttari, sì. Guardi anche quelli dei piloti davanti, quindi va da parte di Colonna, va addirittura ai box, sì. Va ai box con 66 secondi di vantaggio su Bettini, non so, fa un passaggio ai box, non so se ha preso un drive thru per quel taglio. Probabilmente ha preso un drive thru per quel taglio che mi sono perso. E comunque fatto sta che in tutto questo De Iuris è a un secondo e 6 da Spinelli, quindi mancano ancora 4 giri dopo questo, quindi attenzione che in tutto questo alla fine ci ha guadagnato De Iuris. E invece il distacco tra Mechetti e Giuttari? Un secondo e 7 anche tra loro, quindi due battaglie ancora vive. Sì, due battaglie vive, chiaramente i 4 giri al termine permettono sperare poco, però chiaramente chissà se De Iuris vorrà provare. Considera che siamo a fine gara, stanchezza e tanti fattori, bisognerà vedere nel caso in cui si arriva a una battaglia quale pilota riesce a mantenere più la calma, più la lucidità e avere la meglio sul diretto avversario. Fatto sta che io vedo un Giuttari veramente veramente aggressivo e veloce nei confronti di Mechetti, che qui arriva 1,4 e tocca Mechetti, attenzione alla barriera, curva 1, e qui guadagnerà tanto Giuttari, penso che andrà sotto il secondo in questo primo settore. Ma indecisione, era un secondo e 4. Un'indecisione da parte di Mechetti. 8 decimi, infatti. Intanto De Iuris mezzo secondo, andiamo su Spinelli De Iuris. Incredibile finale. Attenzione, perché De Iuris l'ha preso. Attenzione, perché è vicinissimo. Skoda. Ora si fa tosta. Tassi, ci vorrà veramente provare. Fatto sta che ora l'ha preso e vediamo. Finale di gara incredibile. C'è una bandiera gialla nel secondo settore. Però va via subito, rimaniamo su Spinelli e De Iuris. L'ha preso proprio agli ultimi 3 giri, ora avrà anche DRS, anche se poi DRS qui a Monaco vale, diciamo, quel che vale. Fatto sta che ci regaleranno gli ultimi 3 giri al Cardio Palma, sicuramente riesce fortissimo. Attenzione, apre l'ala.
Attenzione perché qui potrebbe forse provarci, no? È ancora distante, ma la pressione ora è tanta nei confronti di Alessio Spinelli. Tommaso, è incredibile quello che stiamo vedendo. Sì, nessuno si poteva aspettare un finale così. Sembra avere un'uscita di curva nettamente più veloce rispetto a Spinelli, però si sta prendendo rischia. I suoi rischi, si sta prendendo, attenzione. Sa che se vuole avere, sa anche di avere un giro di vantaggio su Grigolon, quindi magari che si ferma il box, tra l'altro Grigolon ovviamente cambia le gomme. Questo passaggio sotto il tunnel non è abbastanza veloce di Iuris come in precedenza. Tanto inizia il penultimo giro per Daniele Vella, ma rimaniamo naturalmente sui due e poi andremo a seguire Vella. Ancora! Attenzione se si prende rischi. Ovviamente che Colonna ha sbagliato qualcosa perché ha fatto 12 secondi di sosta e riesce comunque a mantenere la sua quarta posizione. Nel frattempo io butto sempre un occhio anche nella sfida tra Giuttari e Mechetti. Giuttari non sembra essere più efficace come qualche passaggio fa, non è vicinissimo, diciamo così, a Mechetti, che si sta difendendo molto bene. Sì, rimaniamo. Attenzione, attenzione, che sta rischiando veramente tantissimo De Iulis, che vuole sicuramente provare fino in fondo. Lì l'ho visto veramente, l'avevo visto male, non so come l'ha ripresa. È stato bravo e fortunato a riprenderla. Però veramente bellissima gara tra di loro. Sì. Per Spinelli ora l'importante è uscire bene da qui. Attenzione, esce un tanto distante degli Iulis ancora. Sì, non è abbastanza vicino ancora. C'è un doppiato in arrivo, attenzione, non so chi è. Credo sia proprio Bettini. Bettini. Bettini, esatto, sì, Bettini. E questo penso che Spinelli è l'ultima cosa che vorrebbe, un doppiato nel mezzo all'ultimo giro. Qui De Iulis deve essere assolutamente pronto e deve... Vediamo, dipenderà molto da, diciamo, dall'onestà di Bettini di dove si farà doppiare. E se lo beccheranno nel primo settore, intanto Vella è al tunnel, poi seguiremo il suo arrivo con De Iulis che va vicinissimo in frenata. Stacca, questo doppiato è l'ultima sua possibilità. È importante, rimaniamo qui perché è veramente decisivo. Bravissimo, si fa da parte, bravissimo. Bettini, bravissimo. Magari De Iulis sperava in un'altra soluzione. Ma è giusto così, giusto così. Andiamo su Vella, sì, dai. Andiamo su Vella, sì. Ha praticamente andata scassa. Dominata veramente questa gara. E va quindi a vincere la sua quarta gara consecutiva e si avvicina ancora di più alla leadership del campionato. Grandissima, bravissimo, vittoria per Daniele Vella. Andiamo un attimo dietro. Vediamo l'arrivo dei due. Sì, ora si fa dura adesso, dai. Sì, ora è quasi impossibile, siamo alle piscine qui. Solo un errore di Spinelli può regalare la seconda posizione a De Iulis, che comunque esce molto vicino. Chissà se ci prova qui, è quasi impossibile. Incredibile. Oddio, cosa stavo per vedere. Mamma, oh, sbaglia, attenzione, che è successo? Si sono toccati. E De Iulis comunque alza il piede, sì, e fa giustamente così arrivare prima Spinelli. Grandissima battaglia all'ultimo giro. Ma cosa abbiamo visto? Incredibile. Abbiamo visto un finale incredibile, veramente. Adesso arrivano anche gli altri. Sicuramente una nota di merito particolare per Vella, perché ha fatto pole position, contatto a inizio gara e poi recupero, e poi insomma gara gestita alla grande, vinta con 40 secondi di vantaggio. Veramente una vittoria strepitosa per il pilota De Musto, che si conferma in un momento di forma eccezionale. E poi, Stefano, che abbiamo visto? Abbiamo visto una battaglia incredibile tra Spinelli e De Iulis. Un applauso particolare anche a Spinelli, perché ricordiamo che dopo il contatto iniziale era settimo ed è riuscito a sfruttare, insomma, a fare una grande rimonta, comunque chiudere in seconda posizione. Eh sì, e comunque anche una bella prestazione di De Iulis, che nella prima parte di gara ha comandato quasi inaspettatamente la gara, visto il contatto fra Vella e Spinelli alla prima curva.
E comunque ha fatto una signora gara senza errori e ha provato anche l'impossibile alla fine per cercare di agguantare la piazza d'onore, la seconda piazza. Nota di merito direi anche per Grigolon che dal dodicesimo arriva al quarto posto in una Assolutamente MVP di bellissima giornata, gara. direi. No, De Iuris, volevo aggiungere, di certo non avrà rimpianti perché, come si No. suol dire, ci ha veramente provato fino alla fine, fino all'ultima curva e va bene così, dai. Poi quindi chiude, diciamo, la classifica, si va avanti dopo Grigolon in quarta posizione, Bettini quinto, Giovanelli sesto, Mechetti riesce a chiudere davanti a Giuttari, quindi settima posizione per Mechetti, e chiude la classifica Giuttari in ottava posizione. Un applauso particolare comunque a tutti i piloti che hanno concluso la gara, perché concludere 78 giri a Monte Carlo non è mai assolutamente scontato. No, assolutamente no. Tra l'altro ti aggiorno live, diciamo, la classifica facendo due conti con Spinelli che sale a 377 punti con 17 punti di vantaggio su Vella e 32 punti su De Iuris. Gli altri che si sono ritirati naturalmente ora hanno un ritardo superiore ai 100 punti, quindi la lotta si fa serratissima fra questi tre. 32 punti sono niente dopo 7 gare. No, direi di no. E appunto, dopo 7 gare, vogliamo ricordare, Stefano, a questo punto il prossimo Gran Premio il 24 di gennaio. Si passa dal cittadino lentissimo di Monte Carlo al velocissimo circuito di Monza in Italia. Diciamo che abbiamo fatto quattro circuiti storici, uno di fila all'altro, Gran Bretagna, Belgio, Monaco e ora arriva anche Monza, quindi che dire. Poi avremo anche San Marino, ricordiamo il 7 febbraio, poi si andrà in Giappone per poi andare negli Stati Uniti e chiudere in Brasile il 20 marzo, quindi ancora Ancora 5 cinque appuntamenti appuntamenti con le due divisioni che la lotta è lotta assolutamente assolutamente apertissima, sia in divisione 1 che in divisione 2. Dire. sì, mi aspetto sicuramente un Gran Premio d'Italia molto agguerrito perché circuito velocissimo dove sicuramente la scia e l'ala la faranno da padrona, quindi mi aspetto di vedere un gruppo compatto che ci farà sicuramente divertire. E quindi non ci resta che dare l'appuntamento quindi al Tra due prossimo Gran settimane. Premio fra 2 settimane a Monza per il Gran Premio d'Italia per la divisione 1 e la divisione 2 nella speranza e nella quasi sicurezza, diciamo, che rientrerà anche la diretta della divisione 1 con te Tommaso e Giuseppe Basilico. E quindi salutando la nostra regia di Giuseppe Reali e la direzione gara di Ivan Gridello. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao ragazzi. Ringrazio te Tommaso per la compagnia e per avermi aiutato in questa telecronaca che ci ha fatto sicuramente divertire. Diamo appuntamento alla prossima gara. Sì, un saluto a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao.